Buon pomeriggio, benvenuti alla 66esima edizione del Carnevale Mugesano. In mia compagnia Gianfranco Terzoni, che è uno degli uomini chiave del Carnevale per quel che riguarda i rapporti con la stampa, che ci dà una mano tantissimo a dare indicazioni e quant'altro. Allora, noi siamo un po' lenti, ma questa era forse un po' nel... Assessore, buongiorno. Probabilmente era un po' il fatto della lentezza, che oggi è una bella giornata, una giornata calda, e quando è caldo le maschere e le compagnie fanno festa più a lungo. Allora Gianfranco, fra poco vedremo una novità, perché c'è già un fuori programma. Sì, allora ad aprire, intanto buongiorno ai vostri telespettatori, ad aprire questa edizione c'è una felice sorpresa, un'associazione che viene da Pirano, è l'associazione della comunità degli italiani di Pirano. Già da anni il Carnevale di Muggia ha avviato delle collaborazioni transfrontaliere, ci sono presenze slovene e croate alla Voga d'Amata, quindi c'è già uno scambio culturale. Qui sono venuti a farci questo regalo, perché hanno portato una ventina di figuranti con, queste non sono maschere, questi sono proprio costumi bellissimi del Settecento, ispirati a tartini. Infatti questa è anche la denominazione di questo gruppo, al tempo di tartini è il nome che hanno scelto per questa presentazione, diciamo decisamente molto curata, molto dettagliata e particolarmente affascinante. E poi arriva il classico. Questa è l'apertura ufficiale, come sempre il Carnevale Mugesano viene aperto da Re Carnevale, il grandissimo Dario Macor, e la nuova madrina. Quest'anno la madrina si chiama Deborah Meyer, anche lei una... Andiamo a sentirla però. Mugesana Doc, e sono a bordo di una Cadillac del 1900, Eldorado del 75. Eccoci. Allora, abbiamo cambiato madrina quest'anno, abbiamo un ex Miss Italia. No, adesso Miss Italia no. Senti, com'è stare a fianco di un uomo così popolare? È difficile. Stare su questa macchina? Divertente, molto divertente. E stare su questa macchina? Meraviglioso, con questo abito poi. Quando ti sposi questo? Sì, ah. Grazie. Allora, io ringrazio la madrina, la nuova madrina del Carnevale Mugesano, ringrazio Pedro Terzoni, che dopo lo lascio andare, perché sennò nel palco centrale penso che poi dopo ci fanno le feste. Senti, io a prescindere dalla sfilata, che è quella più classica, però il Carnevale di Muggio in questi anni ha sempre più lavorato sull'intrattenimento serale, pomeridiano, c'è il Palacarnevale, c'è il Luna Park, ecco, facciamo un po' un quadro di quello che si offre a Muggio. Allora, appunto, intanto dobbiamo dire che appunto il Carnevale è un carnevale a misura di famiglia, perché si pensa alle famiglie, si pensa ai bambini, si pensa agli adulti, ogni fascia d'età è considerata. Importante è la sicurezza, perché grazie alle ordinanze e ai controlli imposti a livello nazionale, ma proprio anche specifici, perché Muggia ci tiene ad avere un carnevale che sia veramente a misura di famiglia, di bambino, in piena sicurezza. Quest'anno ci sono le attività per i bambini, quelle con Gai Eventi in piazza Marconi, sia la mattina che il pomeriggio, quindi c'è l'animazione per i bambini. E c'è il Luna Park in piazzale Caliterna, abbiamo un Luna Park con anche il Villaggio del Gusto, quindi la possibilità di gustare delle specialità, dai dolci eccetera. Al Palacarnevale, lì volevi arrivare, ogni sera c'è intrattenimento musicale con DJ dalle 23:30 in poi, anche lì controlli di sicurezza perché tutto si svolga nel migliore dei modi, e numeri record, perché nella serata di ieri si sono contate ben 6.000 presenze
con il direttore artistico Maurizio Testi e i vari ospiti DJ. Allora Gianfranco, sta arrivando a Lonja, io ti pregherei se riesci ogni tanto magari a portarci qualche ospite nella parte alta dove stiamo noi, ti ringrazio. Faremmo il possibile, prima abbiamo visto passare l'assessore al carnevale Stefano De Colle, poi vedremo di riportarlo e cercheremo anche di portarvi un po' di ospiti d'animazione. Grazie Gianfranco Tostoli, allora inizia, arriva la prima compagnia del carnevale mugesano. È la prima ad aprire questa edizione, la compagnia della Onja. Onja come tema quest'anno tratta il tema del castello, un giro in castel, il titolo scelto dalla compagnia. E tanto tempo fa in un castello lontano lontano stava accadendo qualcosa di strano. Fuori dalle mura corazzate un esercito intento a lottare con una formazione... Chiedo scusa ma mi cade il libro. Cloppete, cloppete, clop, si sente un gran trottolo alla giostra, si comincia a giocare, fieri sul loro destriero e anche coi prodi cavalieri. Da lontan si sente cantare, ambarabà, cicico, co, tre civette sul comò, tre civette a sbeffeggiare, i falconieri stan per arrivare. Urla stazianti, si sentono escheggiare, si sentono... dei prigionieri da torturare, gli uomini sempre ci fanno dannare, ora ci dobbiamo vendicare. Grandi ruggiti, panico e fuoco, e il drago che esce dal suo covo. Larghi, marcia! Signora, ci portate nel mondo delle favole quasi. Delle fiabe, ancora meglio. Senta, come mai questa idea di andare nei castelli? Perché Mugio è una città che ha una ricchissima storia e ha anche un castello, oltre a tante altre cose. Belle, intelligenti, culturali e si mangia benissimo. Grazie. Arrivederci. Senti, ma questa me la tiro. Dimmi. Come mai? Perché te la tiri? Perché guai, oggigiorno bisogna sempre tirarsela. Guai a non tirarsela. Infatti, guai. Allora, chiaramente in un tema di questo tipo, il castello, le fiabe, lo spazio e la fantasia è veramente tanto, tanto grande. Intanto arrivano anche i batteristi, il rullo di tamburi. Senti, che casata rappresenti con questa bandiera? Rappresento la casata del leone. Rappresento la casata del leone. Ok. Senti, da quanti anni partecipi al carnevale con Lonja? Questo è il mio primo anno. Ah, il primo anno, quindi sei una new entry. Sì. Grazie. Tuo povero cavaliere che ha sbagliato a ospedale. Sì, ma nella giostra è stato ferito e adesso non so cosa fare, sono proprio disperata. Certo che va d'accordo con l'assessore al carnevale però. Sì. Un col braccio e l'altro con la gamba. Senti, ma che hai combinato? Oh. Povero, povero. E così mamma mia. Mamma mia. Non è terzo, lei sono
terzo quarto, bene. Vieni, vieni, vieni Josca, vieni tu, vieni tu. L'Albenizia ne lo soccorre, vieni Josca. Cercherà di far conquistare il suo cuore da questi tobiti cavalieri. Ehi, qua, via. Diciamo che serve abbastanza coraggio a definire la Lady Oscar. Vieni, Maradona, prova tu a far cogliere il tuo cuore, le tue ragazze, questi meravigliosi cavalieri. Senti, no, non scapparmi che poi non ho più capito. Certo che però definirti Lady Oscar, insomma, ragazzi, oh, no. La bionda Lady Oscar. No, è Lady Josca. Ah, Josca. Josca, no. Sono pure sordo. Ecco. Senti, ti stai divertendo da morire. Tantissimo, tantissimo, è bellissimo. Senti, poi anche il tema, no? I castelli, esatto, le fiabe. Esatto. Meraviglioso, si fa tutta giornata così, proprio meglio di così non si fa tutto quello che durante l'anno non si fa la mano. Esatto. Grazie, ciao Lady Oscar. Avevi visto il mio cavallo, stavo cercando Donato, il cavallo Donato. Allora, proseguiamo, vi ricordo che stiamo seguendo la compagnia, la prima compagnia che sfila e longia, che propone un giro in Castelle. Vi ricordo che siamo a Muggia, in quella della 66esima edizione. Tante cose, io comincio anche un po' anche a ringraziare in questo mezzo attimo di pausa anche le persone che collaborano, da Alex Dovacco Trieste Uni insieme a un prode aiutante che chissà Dio mai mi ricorderò mai il nome, Loris, me lo urlano dietro, Loris, poi dopo ad Armand, a Fabrizio, vabbè, poi c'è sottoscritto, poi c'è Carol che se la gode la supervisione, che anzi sta prendendo sole in questa magnifica giornata. E adesso, allora, io voglio controllare, no, perché siamo salutisti. Certo, quello no, è vino. Stranamente, no, c'è vino anche. Sì. Sì? Sì. Veramente? Sembrava certo. Di no. Certo, una radica modificata. Ah, ok. Modificata. Questo è per far stare tranquilla la mamma, no? Certo. Non si beve poi. Va bene, senti, io ti ringrazio e come al solito costumi, vestiti, sempre. Tutto a mano. Tutto a mano? Tutto a mano. Chi l'ha fatto? Io. Senti, ma a Longia, mentre preparate le cose, come si mangia? Perché ci sono certe compagnie che sono bravissime nel cucinare, che sono super attrezzate. Da voi come si mangia? Bene. Bene? Sì. Sono bravi? Sì. 10 lode addirittura, ti ringrazio. Un pistacchio, ma guarda, volentieri un pistacchio fa sempre bene. Chi sei tu? Falconiera. E dov'è il falco? Falco qua. Eccoti qua. Ciao. Guardate il falco, girati, eccolo qua. Guardatela. Continuiamo sempre a stare nei castelli. Mezzo, quarto, meno 9, meno 8, meno 7, meno 6, meno 5, meno 4, meno 3. Pronti, via, si batte! Ci mette sul tuo nome, mantengono l'amore, buona figlia del tuo nome, il dottore siamo io. Cocò! Siamo scarsetti però qua, eh! Ma no, scusa! Sono messa da micella! Io voglio inventare queste cose che funzionano sempre! Ah, ok, quindi questo che avevo! Ma va, come la si diverti, va, come ti chiami? Astrid! Astrid, cioè oggi sono sordo! Senti, ma voglio dire, sti costumi, no? Non va ben farli a gennaio, no? Cos'è il carnevale a marzo? Però siamo stati fortunati con il tempo, una giornata stai, così. Stai sudando, immagino. Oh sì, fa caldo. Alla che la sei ancora lunga. Insieme a noi, guarda che vediamolo, va! Oh, guarda la figlia del dottore! Fai un giro insieme a lei. Regà due soldini che le serve per far carnevale. Lui, con le mani tutto tu. Devo dire che le... vabbè, la compagnia, vabbè, sono tutte matte le compagnie, chi più chi meno, quindi trovare
la compagnia più matta è veramente difficile. Allora, noi siamo sempre nella compagnia dell'Ongia. No, mi spieghi questo vestito, te giuro. Una dama. Una dama. Ma stile... stile un po' rinascimentale. Ah, ok. Quindi non siamo nel futurismo di Crani. No, non ancora. Grazie. Signora, ma mi è già stanca? Un pochino sì, anche perché le mie ginocchia ormai ho... Dai, siamo a metà. Mi avvicino ai 70. Però il carnevale fa mantenere sempre giovane. Sì, questo sì. Senta, da quanti anni sfila Colongia? Perché 70... Dal 76. È più vecchia della compagnia. No, questo no. Poco manca. Poco. No. Più vecchia la compagnia, no, però insomma. Però... E veniamo sempre da fuori, perché siamo triestini, ma... E dove abita? Siamo stati a Milano, adesso siamo ad Azzano Decimo, vicino a Pordenone, però tutti gli anni siamo qua. Immancabile. Ecco, una delle caratteristiche, peraltro, a parte che la maggioranza, praticamente in compagnia, sono solo mugesani, praticamente quelli sono mugesani, e triestini dell'area orientale, ma veramente una fede il carnevale per moltissime di loro. La signora ha 70 anni. Ma che attrezzo? Fatto tu? Mamma mia, sì, l'ho fatto a Bacucci. Noi siamo armati, perché guarda, abbiamo spade, e birra, masse. Dopo abbiamo che... Allora, ma... Però te ganca, ecco, le molotov! Salame! Sei attrezzato bene! Avanti! Ma senti, ma alla fine arriva o si mangia tutto? No, mangia tutto! Questa è la banda dell'Ongia! La banda che accompagna le damigelle a fare festa. È la banda dell'Ongia, chissà se adesso riusciamo a mangiare qualcosina, vediamo se riusciamo a mangiare qualcosa. Guarda qua che ben di Dio. La porchetta, un poco stanca la porchetta. Quante volte ti hanno affettato oggi? Minimo un centinaio di volte dall'inizio della sfilata. Guarda, ma sta... Anche le patate, il pane e tutto, guarda. Ma stare così in ginocchio sei dura però. Lo so, domani non si lavora. Avete conto, manco per la moglie se stai in ginocchio per carnevale. Sì. Porchetta sì, fantastico. Grazie. Allora continua l'Ongia, allora io non voglio dire che tirate, però l'Ongia mi pare sono in tantissimi. Ricordami quanti siete a far parte dell'Ongia, perché mi pare siete tra i più grossi come numero. Non so quanti esattamente, penso più di 200. Prima ho beccato una signora che viene ogni anno da fuori perché lei è fedele all'Ongia. 200, penso più. Grazie. Signora, lei guardi, io penso che... Cioè, ma stai attento perché
ti frusto, eh. No, ma su Marito. Stai attento. No, infatti io... Sono Marito, single. Ah, ecco comincia, perché. Comincia. Adesso ho capito perché. Perché oggi è caro, eh. Oggi è caro. Questi ragazzi li abbiamo imprigionati perché fanno troppo errori, troppo forte. Ogni tanto mettono Gigi nell'iscio. Gigi! Il vero Gigi! Io so qual è il problema, che mi sa che te sei così anche nella vita, bro. Bravo. Quindi in realtà tu non sei... No. Tu non sei vestita a calore, sei proprio così. Bravissimo, bravissimo. Ciao, grazie. Senti, ma si comportano bene questi draghi o sono tremendi? No, è un disastro, non mi ascoltano, è un disastro. Soprattutto le draghesse. E le draghesse sono pericolose. Vedi, sono pericolose. Però pian pianino speriamo che adesso la fine sfilata di riuscire ad addomesticarli, no? Sai qual è il guaio? Non si stancano mai. No, io sì però. Questo è il problema. Grande problema. Grazie. La compagnia dell'Ongia conclude con il carro finale, questo carro che rappresenta il castello e sopra il drago. Abbiamo chiuso con questo carro la parte dedicata alla prima compagnia, quella dell'Ongia, dedicata al castello. Stando il limpo del carro. Castello che ha chiuso in bellezza. Abbiamo aperto con un bel castello e abbiamo anche finito con il castello. Adesso abbiamo un attimo di buco. Signora, io ho il solito problema tra una compagnia e l'altra che ho il buco, quindi devo prendere un po' di pubblico. Allora, commentiamo insieme questo primo gruppo Longia. Cosa le passo questa? No, bello, bellissimo. Meraviglioso, dall'inizio alla fine. Ma la cosa che le è piaciuta di più, facciamo come se fa a scuola. Ma sai che non so scegliere perché era tutto bello? Il drago. Tutto. Il carro bellissimo, certo. Allora, è il marito? Sì. Lei si è preoccupato quando ha visto le donne con le fruste, con... A un certo punto che abbiamo beccato una che è single e mi fa, io nella vita sono proprio così. No, nessun problema. La moglie è tranquilla? Mi avrebbe messo nell'agonia lui. Sì. Boh, grazie, bella giornata, poi fa kang, bello kang. Bellissimo. Allora, intanto nel frattempo, nella speranza che arrivi, che vadano avanti, perché è sempre il solito problema, io comincio a leggervi un po' il titolo della seconda compagnia, che è quella dei Mandrioi, che si rifà un po' alla canzone, quella di Samarkand, e la loro presentazione. Come si faceva quella vecchia canzone di Recchioni, ed è proprio di cavalli che vogliamo parlarvi della nostra sfilata.
la giostra con i cavallini da sempre allieta grandi e piccini. Il cavallo ideato da Odisseo permise ai greci di entrare nella città di Troia e di conquistarla dopo 10 anni di assedio. I cavalli sono protagonisti anche nelle giostre medievali, e in cui i cavalieri bardati armati di lancia si sfidavano a regolare in zone. Senti, ma gli uomini li avete fatti tutti fuori? Posso parlare adesso? Dai, dai, dove sono gli uomini? Sono donne? A lavorare a casa. Ah, a lavorare a casa. E le donne a divertirsi. Arriva la giostra medievale. Io adesso vorrei capire. Senta, signor, senta, 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 signor Despar, mi conti un attimo, sta giostra medievale cos'è? È quasi tutta la giostra medievale, come una volta i cavalieri, le dame, tutto il popolo, e il frate che non manca mai. Ascolta, ma pesa? No, mamma mia, anche di più. Grazie. Grazie a tante cose nella vita, fa un bel lavoro. Se lo vedete in uno dei punti vendita, chiedetegli di affettarvi un po' di prosciutto, però dovete aver pazienza, perché non è, non è. No, è bravissimo Maurizio, sei bravo, ma come dire, ci sono sempre barche in Salumeria quando era. Non era il top. Allora andiamo avanti con la sfilata, vi ricordo che siamo al 66esimo carnevale Mugesano, Antenna Trieste 1, stanno insieme a fare un po' di casino, non avevamo niente di meglio da fare nella nostra vita. Bello è che qualcuno mi fa, ma perché non fermo anche quelli di Trieste martedì, proprio perché non c'ha proprio due spaghi da fare i suoi mai, no, veramente. Adesso martedì saremo anche in quelli di Trieste, continuiamo nel nostro giro, io continuo nella descrizione peraltro di quelli che sono i mandrioi. L'emblema del marchio Ferrari del reparto corse è un cavallino lampante che fu donato come portafortuna a Enzo Ferrari nel 1923 dalla madre di Francesco Baracca, aviatore italiano della prima guerra mondiale. Fuori a cavallo del West, che beve solo caffè per mantenere il suo pelo il più nero che c'è, l'indiscusso protagonista dell'omonima serie TV prodotta a fine 60 e trasmessa in Italia negli anni 70, insomma tutto quello che riguarda il cavallo dalla A alla Z. Però è vero, se non c'è il fieno il cavallo magna. È vero? Cosa devo dire? Ah, io sono curioso, tiene caldo o è sopportissimo? È una sauna. Sì? È bellissimo, fa niente caldo. No, no, è bellissimo. L'ottantina qua va bene. Signora, ma quanti carnevali si è fatta lei? Tanti, tanti, tanti in allegria. Mio marito, mia figlia, tutti la nipotina. E tutti i mandrioi? Tutti i mandrioi. Anche perché siete generazione in generazione. Certo, certo, sì, sì. Come si chiama, signora? Palma. Palma. Grazie, Palma. Allora.
Signora, io volevo chiederle a lei e con loro, no? Con i mandriaci, senti, ma cosa c'entra la Reschi March con i cavalli? Guardi, adesso troppe robe ne fa. Grazie. Cioè, io voglio sapere. Allora, senti, io vorrei capire cosa che c'entra la Reschi March con i cavalli. I cavalli fanno il gran dressage, sono praticamente... fanno un ballo per noi, si stanno esibendo per noi in un ballo. Adesso faremo una pirouette a destra. Ma sono obbedienti, sì? A me? Sono obbedienti. Sono molto bravi, a parte uno che alla prima apparizione non è molto bravo, ma si sta impegnando. Oh, ha bevuto troppo ieri sera. Questo sicuramente. Grazie. Allora, vediamo un po' se sto dressage sono bravi o meno. Difficoltà, molto bene Renato. Bene, un reverso a sinistra adesso. Molto bene, fermi, al galoppo signori, al galoppo. Molto bene, adesso ci esibiremo in una... ci vuole coraggio, devo dire che ci vuole veramente coraggio. Allora, andiamo avanti, mandrioi al vapore, quindi parliamo anche un po' di treni. E io adesso li chiedo perché vorrei capire un po'. Vabbè, il treno può andare a cavalli. Allora, io chiedo anche a te, ma il treno con i cavalli cosa c'entra? Cioè oggi sono il famoso cavallo a vapore. Ah. E questo è un cavallo a vapore ecologico. Ah. Perché non consuma. Però scusa, un po' di fumo lo fa. E perché il vapore c'è. Il vapore c'è, ma non c'è un consumo di idrocarburi, di carbone. Perché è un cavallo ecologico. Però a vapore. Ragazzi, senti, ma ce l'abbiamo la Ferrari a casa o no? Sì, come no? Sì? Sì, sì, in garage. Rossa, rigorosamente. Rossa, assolutamente rossa Ferrari. La famosa testa rossa. Esatto. Senti, il marito, sfida anche lui? Sì. Sei meccanico? Ah, proprio meccanico, sa. Egregia. Come sa? Numero uno! Numero uno! Pistò, pistò! Via, 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 via! Muoversi, vai, 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 vai! Mamma mia, qua ne dispa l'auto! Qua ci dispano l'auto! Ascolta, ma ti sei fatto mal davvero? Sei anche questa coreografia? No, no, col mal davvero! Ah, anche no, perché sai, a carnevale non si sa mai! No, no! Aspetta, vai da... Come te lo sei rotto? Cadendo dalle scale! Ciao! Succede. Sfiga. Ciao. Però la corri come una Ferrari però, eh? Quindi. Allora, stiamo sempre avanti nel tema dei mandrioi. Mandrioi, lo ricordo che quest'anno parlano di cavalli. Tutto il tema è legato ai galli. Adesso eravamo nell'area dedicata alla Ferrari, quindi al mondo del cavallino della Ferrari, e adesso invece arriva sempre nel tema dei cavalli, devo dire la verità, non lo so, succede.
Vabbè, questo è chiaro, il riferimento a Marco Cavallo e ai matti. Senti, ma dov'è Basaglia? Siamo andati via, abbiamo fatto festa in Radado de Bevere, stiamo bene adesso. Dov'è Basaglia? Basaglia, te lo chiamo adesso perché mi devo andare a far festa. Basaglia. Professore, per me è un onore, Basaglia. Senta, ma io ho una curiosità, lei per diversi anni è stato a Gorizia, poi è venuto a Trieste, perché Gorizia era troppo piccola, c'erano pochi matti. Eh sì, grazie. Grazie ai matti di Basaglia. Devo dire, aspetti, dov'è il mio operatore? Devo dire che Basaglia era veramente bravo e anche i matti erano proprio matti. Senta, com'è questa prima parte di sfilata? De Longia, cosa le è piaciuto più tra cavalli, draghi? Beh, il drago era molto bello, molto ben costruito, la banda andava a tempo. Bene, sono sembrati molto bravi. L'unica cosa, quando il carnevale è troppo alto e fa troppo caldo, i selenti arrivano. Ma oggi fermo le 6. No? Staremo volentieri qui a guardare. Anche perché sei caldo. Grazie. Modello libero per nessuno del calcio. La modella indossa con grande bellezza questo modello che ha trovato per lei. Grande amante delle uscite del sole. Può notare la particolarità della parte di comodità adatta proprio anche Dai, coltimi anche me. Dai, tenga due microfoni adesso. Allora, in esclusiva per il Carnevale Mugesano, Roberto Cavalli ci porta alcuni modelli delle nuove collezioni. Per questi modelli, signor Cavalli, in linea con la filosofia ecologista, ha usato molti materiali poveri e oggetti di riciclo, dando nuova vita a oggetti altrimenti scartati. Sempre parlando di riciclo, anche le modelle si possono definire no conventional. Ecco. Guarda, ma come te arrivi a capirti che sono casini? Non mi capisco. Lo sai a memoria ormai. Lo so a memoria, anche perché l'ho scritto io. Bravo. Grazie. Grazie a voi. Signor Cavalli, guarda un po' quel paparazzo con le modelle. Siamo all'ordine. Allora, siamo adesso con il modello Dandy e il modello Mille Mole Blu. Il modello Dandy è un modello con lo splendido quadrato. Vieni qua, abbiamo trovato una donna che viene ogni anno, dove sei il mio cavolo, vai? Ogni anno lei viene dalla Romania. Sì, dalla Romania. Lei è una brava cuoca. Sì. Fa delle torte che sono fantastiche. Ok, sì. Sì, con le fragole. Molto fragole. Molto. Saluta Carol che sta comodamente a prendere il sole. Grazie alla mamma. Ancora qua sei, che arriviamo tardi. Grazie. Dopo Vascotto sarà. Ma io ho il cavo e devo fare la sua. Dopo Vascotto Sarabia che fermo tardi. Bene, grazie. Non c'è tanto facile questa. Ma va! Senti, come stanno i tuoi piedi a metà percorso?
più o meno, dai. Sopravvivo. Si continua. Primo anno, secondo? No, da quando sono piccola. Colpa della mamma? Sì. Come ti chiami? Eva. Grazie, Eva. Ma l'intervista è... No. Eccola qua! No, la veccia. Ti aiuto te, eh? No, ho detto a me, ma sono veccia. Quanti anni? Anzi, diversamente no, giovane. Che prima mi sono fatto una dei 70 anni. Madonna, ancora più veccia di me. No, benegotta anche, dai. Ma no, non sono così veccia, dai, insomma, no. Un po'. Chi sei? Conti, chi me, queste volte. Mi? Cioè, veniva qua. No, ti zigavo perché te, cioè, io capì che le mollette sono meglio, ma insomma. No, ma sai che sai cosa non te i tacchi? Io ho chiesto come che la fa con i tacchi, perché c'ho attaccoli. La fa, non la gagna anche sulla gara 17, anche mia 17 andavo con quei tacchi, adesso non arrivo più, non ho capito. Ascolta, è il marito che sono? Che marito? Single? No, ma no marito però. Ah, te se la godi? No. Ti fa serio? Sì. Però che andava altro fa festa. E diria, non ho capito. Grazie. Allora io torno nell'area prima che... ma mi porta a Trieste, mi porta. Oh. Qua. Signora, aspetti, provo anch'io. No, che se rompi il vestito. Aspetta. Va. Fammi un giro. Ma che spettacolo! Come ti chiami? Valentina. Ti diverti? Sì. Ma almeno non sono pesanti, dai. Manco io. Tu dai. Quello che poi fa divertire, vai dalle ventenni si arrabbiano dei cinquantenni, vai dalle settantenni se sempre i cinquantenni si arrabbiano, i cinquantenni vogliono apparire. Ah, che bello, non devo neanche muovermi. Signora, come sta andando? Ma ho visto poco. No, e beh, adesso la puoi vedere. Certo, mi sembra molto bello, allegro. Lei ha visto qualcosa di più? No, la stessa cosa, ma questi sono molto belli. Grazie. Allora, i cavaloni del golfo. Io non so cosa sono i cavaloni, adesso vado a chiedere cosa sono i cavaloni perché sono curioso. D'altra cosa, ho lasciato anche il libretto, quindi non lo so. Allora... Senta signora, ma cosa sono? Cosa sono i cavaloni? Sono i cavalli. Ah, ok, quindi... No, siccome mancava una L, non capivo. Lei è una cavalona. No! State attenti a non darvi dentro qua, perché... Senta, ma io sono curioso, ma lei... Cosa fa nella vita? L'impiegata. Beh, il datore di lavoro sei contento? Certo che sì. E ieri in ufficio a fare le prove? No. Voi pensate ciò? E arriva il capo in ufficio con ella che fa le prove così. Wow. Brava signora. Thank you.
Guarda, ma te lo chiedo a te, ma non stava un L in più? In Triestinse è scritto. Con una L sola. Yeah. Ma siamo a Muglia però. Ma siamo a Trieste. Siamo là e là. E questo è il carro. È il carro peraltro che chiude la seconda compagnia, quella dei Mandrioi, quindi a questo punto chiudendo la seconda compagnia, che vuol dire che c'ho? Se uno ogni tanto arriva dei fumoni, ragazzi, altro che feriera. Allora, i Mandrioi chiudono la seconda sfilata, adesso andiamo alla terza. Da terza arriva la Lampo. No, guarda, già un anno si è guastato uno, credo che ha portato via quel carro attrezzi. Allora, una volta che arrivano, una volta che i cavalloni faranno una cavalcata, arriverà la terza compagnia e la terza ci presenta la storia. No, ecco, già, no, ecco, la terza ci presenta un qualcosa di a te conosciuto, perché la Lampo, vedi, Weekend di Transilvania. Quindi andiamo nel tuo mondo. Domani solo Coca-Cola. Facciamo come le onde. Via lontano, poi ritorniamo. Questa aria fresca. Esatto. Allora arriva la compagnia, la terza compagnia, la Lampo, che appunto ci propone il Weekend di Transilvania. Chissà quindi se vediamo anche vampiri, vediamo chi c'è, chi devo guardare? Devo guardare lei? Mi hanno detto, devo guardare lei di nuovo. Mi hanno detto che devo guardare lei. Devo riguardarla, cosa devo fare? Non so, mi dica so. Lei cosa devo fare. Che ne so io? Non so, voglio sapere. Come si chiama? Mi chiamo Mariella. Mariella? Sì. Viene sempre qua a Muggio? Cosa? Viene sempre qua a Muggio e di Muggio? Sempre, sempre, sempre. Vengo sempre ogni anno a vedere. Ma di dov'è? Io sono di Trieste. Eh beh, allora è venuta a piedi questa giornata. No, a piedi proprio no, però... Io. Una bella giornata, si fa quattro passi volentieri, ecco, questo sì. Senta, finora qual è il carro che le è piaciuto di più? Ma sinceramente anche questo della Lampo non mi dispiace, è proprio bello, mi piace. Adesso... Signora, lei? No, parli col signore che lui sa tutto. Ah vabbè, ormai comanda quando sei così, sei longhi. Perché ormai se le donne comandano, sei più io. Ah, questo è poco ma sicuro. Quando la voglio sa parlare. Come si chiama lei, signora? Bruna. Bruno. Grazie Bruno, sta attento. Ricorda che c'è anche il divorzio breve adesso, se serve. Lo sappiamo, teniamo sempre conto. Grazie. Allora, sono arrivati quelli della Lampo che in apertura ci propongono. Ecco, io veramente sono curioso di vedere questo Weekend in Transilvania, proprio. Allora, questo Weekend in Transilvania mi apre con lupi mannari. No, io il pezzo è che non vedo neanche un vampiro. Non vedo ancora i vampiri, cioè mi aspettavo i vampiri in apertura. Il ciuccio di Drio, subito! Arriva subito! Certo, ma cosa c'entri te con i vampiri a Transilvania? Eh,
siamo i Lupetti, i Lupetti di Hotel Transilvania. L'avanguardia. Con la mamma e il papà, c'è anche il papà. Lo vedi? Sì, il papà di tutti noi. Ciao papi. Senti, ma che piede porti? 87. E la miseria. Aveva messo quattro scarpe per farne una. Allora, grazie Lupetti, grazie. Ah, finora mi è andata bene con i coreani, devo dire la verità, mi è andata bene. Mega caldo? Sì, tanto. Suda, suda! Sudo, sudo, sì. Mezzo chiletto oggi te l'ho caffato fuori. Manca due. Grazie. Oh, Mr. Frankenstein! Dove sei? C'è buono, c'è bene. Bene. Sì, mia moglie! Ciao. È lunga, è un discorso lungo, va bene! Sembra originale! No, sì, sei bravissimo, va bene, sei bravo! Ma Isaka, anche così Isaka? Sì, siamo 100 anni, scusa Isa! 100 anni? E perché con i carrozzini non ha fatto nuovo, sì! Ah. Mi ha toccato nuovo! Veramente devo dire che Frankenstein è veramente, veramente ben fatto! Veramente proprio bravo a imitarlo, proprio bravo. Ecco che arriva Dracula. E lei probabilmente la sorella. Senti, tu sei la sorella di Dracula? No, io sono la figlia di Dracula. La figlia. Allora, io vi dico la verità. Sommato, lo so, mi sto immaginando i film di Fantozzi contro Frank e contro Dracula, però qua. Niente. Frankenstein è bravissimo. Lo so, è tutto prima del suo sacco. Io invece in teoria dovrei essere il personaggio principale, ma nessuno mi riconosce, ma... Senti, è molto discotecato Dracula. Sì, abbastanza. È un Dracula moderno. Oh! Ed ecco che arriva il Dracula moderno. Com'è? Sei un Dracula moderno! Sì, proprio del proprio, ma mi raccomando, voglio Teran, non sangue, Teran! Eccolo là! Insomma, abbiamo capito che il rosso preferito da Dracula è il Teran. Il DJ! Senti, ma com'è lavorare con Dracula moderno? È un po' spaventoso. Infatti mi è anche schiarita la voce, però è molto divertente anche. Grazie al DJ di Dracula, Dracula che ha proprio il DJ personale. Il DJ personale di Dracula che effettivamente ha anche un buon gusto musicale. Io vi ricordo che questa è sempre la compagnia della Lampo. Lei è stata mossa. Com'è? Benissimo. Si cammina bene così? Sì, benissimo. Quanto è dura fare sto lavoro? Massa roba, è tanto dura perché bisogna andare nell'ottica di capire cosa vuoi fare, se è giusto. Senti, è la prima volta, come funziona? Come viene nominata la giuria? Perché io non l'ho mai chiesto. Allora, ma i giurati come avete nominati, come avete scelti? Allora, ci sono vari modi per essere scelti. Noi ad esempio, attraverso il progetto di scuola e lavoro, siamo stati nominati a scuola
attraverso una selezione dei professori in collaborazione con il giudice del carnevale, il presidente in questo caso, che ci ha scelto. Poi abbiamo fatto una conferenza insieme, abbiamo parlato, dialogato con i partecipanti anche, e siamo stati selezionati insieme ad altri. Tu sai che rischi se sbagli, rischi il linciaggio delle compagnie affine? So, me l'hanno detto, mi hanno dato da mangiare. Guarda che veramente è peggio di essere bocciati a scuola per 10 volte. Dio, che bisogna prenderla con serietà ma anche con divertimento. Cioè loro devono divertirsi, noi dobbiamo divertirci, ma sempre con serietà. Senti, come maestro? Proprio anche vedevo sempre, hai presente gli ispettori di polizia, quelli delle vecchie serie TV, come mai sono così? Sei immedesimato nel ruolo, ho parlato di ispettore. Allora, a parte questo discorso qua, ma a me manca un pezzo che è il bastone, no? Che ero venuto da tipo tenendo. Attenti che se lo scoverto dopo non le volta, Come Colombo col bastone, no? Manca il bastone che ce l'ha un mio amico e era scomodo a portare in giro adesso. Bon, ti lascio la tua, mi raccomando, sta attento. Allora, questa è la... Ma se vuoi chiamarla Google? La banda della Lampo. Allora, a me l'aglio piace tantissimo. Senti che buon odore, senti, che effluvio, aglio sotto vuoto. Te prego, che dopo mi ammazzano quando devo tornare in auto. È buonissimo, un odore meraviglioso, guarda, un pochino. Mi sa che mi fanno tornare a casa a piedi. Ma insomma, ci sono anche gli autobus, tranquillo. Guarda, ancora due spruzzi. Ah, ma mi fanno scendere anche da là. Ciao, grazie. Grazie. Allora io ma ve lo dico, sono affari vostri perché mi hanno letteralmente inondato di aglio, sono tutto aglioso, quindi figuratevi, e infatti io non mi avvicino più, anzi a me viene male adesso avvicinarmi dagli altri che sfilano, che puzzo d'aglio in maniera spaventosa. No, guarda, basta così, grazie, io ho già dato, no, signora senta. Senti in che condizioni sono? Cioè mi tocca tornare a Pia, mi tocca tornare. No, in autobus è sicura. Sono letteralmente levato. Fuma moderna. Infatti, questo è il guaio. Allora, io vi ricordo che siamo sempre nell'area della compagnia della Lampo, quindi siamo nel weekend in Transilvania. Ascolta, senti che buon odore che mi appiende aio. Sono da vino? Ora, se qualcosa di serio. Sempre il carnevale è una roba seria, ragazzi, per cui bisogna festeggiare, volersi bene e anche bevere un bicchiere. Che vino è? Ma vino bianco? Probabilmente ma... Malvasia di Striano. Ah, ok, beh, insomma, qua non si può fare altro. Grazie a tutti, ciao cari. Dico stegacqua. Prego? Cos'hai qua? È vino rosso che fa. È finito, però. Vabbè. Mamma mia, speravo tanto che oggi piovessi. Mi fa mai sto sole a me, mi fa morire. A me dimmi tutto l'aio che mi ha buttato. No, stammi lontano, l'aio no. Allora, stiamo avvicinando verso la fine anche della terza compagnia della Lampo. In lontananza stiamo vedendo anche il carro, quello più... il carro imponente. Quello che poi andrà a chiudere la Lampo. Com'è, buono? Se buono, sì. E che cos'è? RH, negativo, positivo? Refosco. Ah, refosco. Che va bene per tutti, no? Va bene il sangue. E non solo quello.
non solo quello, sì, è vero. Grazie. Cosa ti lamenti? Cosa ti lamenti? Ma perché qua la gente non arriva a capire perché? E non vuoi bever vino, non vuoi bever vino. E bastassi bever un poco perché fa sangue buono. Dopo noi arriviamo là, due musetti sul collo, prendiamo del sangue fatto bimbu, non serve neanche passare per cup, signori. Se, un attimo. Lui che problemi ha? E lui è tutto invidioso perché mi arriva arancia. Giovane, perché ne bevi più dentro. Analisi del sangue gratis oggi. Beh, quello saremo. Non solo oggi. Beh, sempre. Perché, come ho detto, che il vin bon che fa il sangue bon, punto, ma diceva non ha sangue. Chi ha scelto di andare in Transilvania quest'anno nel gruppo? In Transilvania noi donne abbiamo scelto. Sì, se sa che alla fine a casa sono sempre le donne quelle che comanda, poco da fare. Beh, Dio, a Murcia ormai sono sempre più sindaci donne, infatti. Sì, ne scegli. Le patentine vuole ormai. Senti, mi racconti qualcosa, io quest'anno non ci sono stato, mi racconti un po' qualche chicca di cosa è successo dentro il capannone, nelle magiche notti e domeniche, tra grigliate, spritz, dai, raccontami qualcosa. Il capannone se fa quel che se può, insomma, no? E bisogna pur divertirsi. Noi abbiamo ciucciato un sacco di sangue in compenso. Ah, sì. Ottimo. Senti che vede là, se tutta roba del capannone, sì. Ah. Oddio, ogni tanto qualche non si fa mai, però. Vabbè, ma è quello. Chi che lavora? No, ma dai, dimmi qualche chicca, che è successo? Perché succede ogni anno c'è qualcosa di divertente. No. Quel che se si diverte, l'importante è se divertirsi e poi vedere i nostri prodotti. Ti ringrazio. Ci dai di gusto? Sì! Come ti chiami? Sofia! Sofia, da quanti anni? Anzi, la principessina Sofia dei Little Hours. Quanti? Piccolo grande amore, mitico. Senti, da quanti anni stai nella compagnia? Della compagnia il primo anno. Ah, New Entry. Siamo Zumba. Ma quanti anni, quante New Entry quest'anno? Sì, siamo tantissime. Brava, vai dalle altre amiche. Allora, ecco il carro. Carro della Lampo che vabbè. Un uomo raffigurante di collaglio da una parte e una buona bottiglia di vino dall'altra. Allora io vorrei approfittare, approfitto dell'autista. Senti, quanto è alto quando si alza? 8-9 metri, anche 10 se è un'erezione proprio che va su tutto il pistone. Perché è molto alto, forse penso che sia forse il carro più alto di quest'anno. Sì, il più alto e non voglio dire il più bello, ma ognuno dopo deve valutare. Eccolo là, infatti. Allora, quasi 10 metri di altezza, carro quindi che tutto sommato probabilmente è proprio il più alto. Allora, adesso noi cambiamo compagnia, abbiamo finito terza compagnia, adesso arriva la quarta compagnia e andiamo alle bellezze naturali che come tema quest'anno ci propongono una cartolina dalla Groenlandia. Bellezze naturali propone sempre tutta una serie molto particolari di temi. In questi tempi di riscaldamento globale, pensare al nord e ai ghiacci che fanno la corona al nostro fragile pianeta è quanto mai doveroso, oltre che attuale. L'occasione di un viaggio ci porta in barca a vela a navigare tra i ghiacci di un paese affascinante e poco conosciuto proprio dell'estremo nord. Parliamo quindi della Groenlandia. Isola tra le più grandi del mondo, ricoperta e circondata dal ghiaccio, fu scoperta dai vichinghi di Erik il Rosso e con le sue barche approda dopo essere stato esiliato dall'Islanda.
Le casette colorate, tipiche della tradizione nordica, ci porteranno alla scoperta della capitale in cui effettuiamo il primo approdo. Nuuk in lingua inuit, mentre per la Danimarca è Godbard, del cui regno la Groenlandia è una nazione costitutiva. Il turismo rappresenta una fonte economica importante per il paese e l'aeroporto della capitale è molto trafficato. Un palo in legno indica distanze dalle città più grandi del mondo. La fauna presente nel paese è molto curiosa e variegata, si va dai trichechi piaggiati che non hanno molta voglia di sfilare ai narvali dei grossi cetacei con un dente lungo che ha dato origine al mito dell'unicorno rappresentati dalla nostra banda. Questo straordinario viaggio in barca si chiude con un messaggio, quello del carro principale, dove una femmina di orso bianco protegge il suo cuccio dallo scioglimento del pacchio. Salviamo i ghiacci per salvare il mondo. Questo è il messaggio delle bellezze naturali che ha sempre come tema ogni anno proprio il tema dell'ambiente e della natura. Arriviamo quindi nella capitale, in Nuuk. Inizia questo viaggio dentro la capitale. Io adesso non posso allontanarmi, aspetto che arrivino qui perché voglio proprio farmi spiegare direttamente da qualcuno di loro la sfilata, la scelta proprio di questo tema, perché è un tema che insomma tocca a tutti quanti noi. Ecco, io ovviamente prendo la... Tu sei la prima e tu sei quella che mi capita. Senti Desiree, non so se anche il tuo nome. Senti, mi spieghi perché questo tema molto impegnativo dal punto di vista dell'ambiente? Perché ne piaceva. Bellissimo. Sì. Vedremo anche come che venirà. Senti, mi racconti qualche chicca mentre stavate costruendo i carri? Vieni, ti racconto con loro. Allora, visto che lei non voleva stare da sola, Chiara, raccontami un po' di chicche mentre stavate costruendo i carri quest'anno. Ma sempre cosa, dai? Sempre la solita vitaccia, si fa carta, si copre tutto di cartoni, ci divertiamo, beviamo, scherziamo, ridiamo, è un periodo molto piacevole dell'anno. Ascolta, quante volte si veniva a mangiare e bevere? No, giù i capannon e il buon assessore al carnevale. Spesso e volentieri si vede in giro. Anche perché si mangia bene, bisogna dire la verità, loro sono. Guardate, loro. Sono molto organizzate, c'è tra le tavolate, le cucine. E infatti, se ti capisci, sei più bravi a far carnevale o farle mangiare? Sono una dura lotta, molto dura. Sì. Però dolci, sughi, goulash, ce la capiamo bene. Io ti lascio andare avanti perché sennò dopo sai che zio Mario si arrabbia. Allora, grazie, andiamo avanti a vedere tutta la serie. Queste sono tutte le casette delle bellezze naturali che appunto quest'anno ci portano nella splendida Groenlandia. Ciao! Alla fine le casse ti tocca portarle te. Sì, bom. E quell'uomo aspetta fa questo. La parte più pesante. Allora, io nella presentazione appunto avevo ad un certo punto parlato di questo palo che indicava le distanze
con le principali località del mondo e vediamo Sydney, Parigi, Mosca, Francoforte, Copenaghen, Muia, tra le città più importanti del mondo, giustamente c'è anche Muia. Senta signora hostess, cosa, di che compagnia è lei? Siamo Bellezze Naturali, vi offriamo un viaggio. Ah no, compagnia aerea infatti, no? È Greenland, verso la Greenlandia e la scoperta dei ghiacci. Va che brava, ripetilo. È Greenland, venite con noi alla scoperta dei ghiacci della Greenlandia. Tanto bene parla l'inglese? Non tantissimo, ma quel poco. Ah, hai studiato proprio questo. Diciamo di sì, dai. Grazie. Signora, papà, vieni qua, non arrivo a abbracciarti perché sei troppo, è troppo ingrombante. D'altra parte la frotta della Groenlandia è importante. E c'è mai stata in Groenlandia? In Groenlandia no, però lì vicino sì. Dove? In Finlandia. Ah! Senta, com'è sta giornata? Dai, mi racconta un po', come sei svegliato stamattina? Beh, con una giornata dal punto di vista meteorologico così eccezionale. A casa, lei si è svegliata, la prima cosa che ha fatto, quando si è svegliata? La prima cosa che ho fatto è controllare che sia tutto a posto per poter... E che sia per te? Certo, ci mancherebbe. Come si chiama? Manuela. Manuela, grazie. Allora, continuiamo questo viaggio verso la Groenlandia, tra altre cose il tema poi sentitissimo proprio riguarda il mondo dei ghiacci che si sciolgono, questo innalzamento della temperatura e anche Carnevale è uno di quei modi per far proprio avvicinare le persone, anche sensibilizzarle a questo tema. Io siccome ho un buco come al solito, allora prendo la prima che mi capita. Grazie. Grazie, ti ricordi, c'è la pubblicità, no? Esco e vado col primo che mi capita. Bene. Senti, com'è sto carnevale? Bello, bello, come sempre. Allora, vediamo se veramente l'hai visto. Che cosa hai visto finora? Una cosa. Ho visto la Transilvania. Hotel Transilvania. Senti, e il vampiro cosa ti sembrava, sto vampiro moderno? Originale, devo dire originale. Ci hanno stupito anche quest'anno. Come vi chiamate? Federica. Martina. Anna. Senta che mi sposto. Annalisa. Annalisa che è? Sti occhialoni da sole. Non c'è più il fondo. Toglierli. E beh, ti tolgo, ti è. Oh. Hola. Grazie, buon divertimento. Allora, intanto nel frattempo sono arrivate. Organizzate un altro gruppo così poi dopo il prossimo buco ce la facciamo. Allora, andiamo avanti, la pesca degli alibù. Da due microfoni. Sì, che abbiamo gli alibù e è il mio amico pescatore che non arriva a giorno neanche uno. C'è tre giorni che non mangiamo. No, non sei l'amico pescatore, che lui usa è lenze che ha da tre giorni che c'è marzo, hai pazienza. Prova la morte, scadente, dai. È scadente, sì, i volesca marfa. Mamma mia, bisogna dargli un suggerimento, dare qualche esca nuova. Allora, prima che faccio caffè ho un tricheco. Era un sì. Era un po' fiappo.
Allora, io sto cercando tra i più piccoli. Quanto tempo ha? 3 anni. No, beh, sicuramente c'è, ancora, c'è qualcuno più piccolo ancora. Sicuro, sicuro. Grazie. Andiamo alla caccia a vedere chi è la maschera più piccola che sfila, ma io penso che c'è sicuramente qualcuno sotto l'anno, per cui deve, insomma, andiamo a caccia se riusciremo a trovarlo. Intanto arriva anche la banda delle bellezze naturali. Ma poi sono, ho ridere, scherzo, vale. L'importante è divertirsi e andare bene del corpo. E dopo sonniamo. Se bellezze naturali per qualcosa. Per forza. Grazie. Questa è la banda delle bellezze naturali. Dimmi, non vuoi sentire, dimmi anche me. L'aurora boreale laggiù in fondo. Ma che buona vista che te. Non so che la gaglio c'è, ne so. Esatto. Se immagini se non la liga. Vedo meglio. Allora, la buona. Brava, il prossimo anno te vieni con me e darmi una mano. Allora. Tanto io vedo che là in regia sono tutti che mangiano, bevono. Alla faccia di chi lavora davanti. I miei complimenti, proprio ringrazio. Guarda, va. Inquadra là che mangiano e bevono. Alle nostre spalle di chi non può farlo, peraltro, perché qua è facile. No, alzati Alex, è troppo facile. Aiuto! Bravo. Mi maltratta, ma mi maltratta! Ma fa bene! Non dici, mi maltratta, fa bene! Qua avevo un morto! Ti ha finito? Mamma mia, non posso più! Che sei ancora a 300 metri. Sì, speriamo, può essere la morte in 300 metri, stare attenti. Ma ascolta, basta che prendi il film al tadito. Speriamo, questo è l'obiettivo. Grazie, boh, puoi alzarti e andare. Adesso che hai fatto la sceneggiata puoi alzarti e andare. Non che la fa. Qua non ce la fa, non ce la fa, buona bombola d'ossigeno per alzarti. Adesso ti tira sotto. Senti, come siete riusciti ancora non veramente a incatenarvi un con l'altro? Perché siamo bravi, abbiamo fatto mesi e mesi di allenamento. In giro per Muggia correvamo con le slitte. O con i bicciari mani? No, solo con le slitte. Ok. Ella! Ah no, intanto c'è un carro che però, giustamente i cani con la slitta se la trainano.
Io vabbè, saranno semplici, però guardate signora, io saranno semplici, perché sono semplici, però a me piacciono tantissimo questi vestiti. Sì, belli, colorati, pieni di allegria. Sì, veramente. Quanti anni viene qua, Muggia o di Muggia? Io sono di Muggia. Allora gioca in, casa. E cosa fa qua? Non si veste? No, non mi vesto più. Una volta anche. Ah, già da. Che compagnia? È alla Lampo. Ah, perché la Lampo è anche una delle più corpose. Sì, avevo delle amiche e andavo lì. Ecco. Grazie. Guarda, io devo farvi i complimenti perché avete dei vestiti bellissimi. Grazie, grazie mille. E chi ve li ha fatti? Noi, assolutamente noi. Con la macchina da cucire. Ah, proprio. Sì. Senti, com'è? Dai, ancora 300 metri. Sì. Quanto hai calato? Stanchissima, peccato che non c'è più il sole perché c'erano tutti i brillantini. Vabbè ragazzi miei, siete venuti qua con fiacca, con calma, e questo è perché hai detto, vale ancora il sole. Hai ragione. Madonna. Grazie, ciao. Chi invece sicuramente non è minimamente stanco, anziché farsi i selfie, chi non è stanco siete voi tre, siete ancora pimpanti. Eh sì, bisogna in svilata, non si può restare morti, se no la gente non si diverte. Senti, da quanti anni sfili? Un 10, ma in realtà tutta la vita. È il 10° anniversario. Eh sì. Con chi hai iniziato? Ti ha trascinato? Non mi ricordo. Ero piccola. Ma come non ti ricordo? Ero piccolina. Ma da colpa la mamma. Sì, sicuramente. Grazie. Vieni qua. Senti, te lo sei fatto anche tu questo? Sì. Da quanti anni? L'ho fatto in casa. Da quanti anni sfili? 11. Ah, 11. Una in più della tua amica. A te invece chi ha cominciato? Con chi? Chi ti ha portato, trascinato nella compagnia? I miei amici delle bellezze naturali. Ok. Tante grazie. Ed eccola l'aurora boreale e la notte artica. No, scusa, ma per par condicio manca Ela. Te manchi te? Mancavo me, certo. Come ti chiami? Nicole. Senti Nicole, cosa ti fa questo carnevale? Ben che mai. Bel caldo. Caldo, la tua amica qua ha una vista con tutto quella gaglio c'hai da sol. Perfetto. Senti, qual è il carro che ti è piaciuto di più? Non li ho ancora visti tutti, alla fine. Ti piaceva Dracula, di la verità. Sai, bel Dracula, bel. Grazie. Adesso sta arrivando, stiamo andando verso la fine anche della uscita delle bellezze naturali. Stiamo intravedendo il carro finale dove c'è questo orso polare insieme ai ghiacci. Tanto voglio annunciare che la prossima... Dopo l'orso arriverà l'erbavoglio, quindi avremo uno di quei temi tutto dedicati al mondo dell'erba. Tanto gli orsi fanno festa, ma gli orsi dovrebbero venire a accelerare il passo. Io ho capito che gli orsi sono calmi, tranquilli, ma ogni tanto qualche strappettino in più potrebbero darci. Ah, il prossimo anno io metterei il premio velocità, quelli che sfilano più velocemente. Forse, vedremo. Signori orsi, battemo fiaca qua. Sì, purtroppo, oggi è assai caldo, si sta sciogliendo tutti i ghiacci e purtroppo stiamo morendo del caldo. Notte che la fa. Non ve la potremo fare. Notte che la fa.
Ascolta, ma qual è la spiaggia che preferisci? Nazaretto, ovviamente. Ah, il bello a te. Muggia, Muggia. Muia. Muia. Canta, canta, canta. Tutti quanti fan cante fa praia. Ecco. Brava, la signora Gaspirito. La signora Gaspirito. Birra bianca, birra, la birra chiara, birra scura. La più buona che c'è del carnevale. Aspetta. La più buona, quella del carnevale di Muggia. È la bocca. Sì. Ora che ti ha perso un tocco, ti sono rimasto nudo. Prego, direttore. Forse abbiamo trovato il più piccolo. Quanto tempo ha? 8 mesi. 8 mesi, forse sei il più piccolo. Una bambina. Della sei la donna. La nonna sono, mia figlia è là con la palla, questa. Allora, che la si diverti, non c'è palla scossa, andiamo bene? Ascolta, posso sei il più piccolo, sì, sei la più piccola messa? Sì, 8 mesi e mezzo. Secondo te sei la più piccola che sfida? No, non credo. Sanne, non credo. Perché io sto cercando, ma non sei sicuro. E questo è il carro finale delle bellezze naturali, il pacco scioglimento dei ghiacci, appunto, che chiude la compagnia. Un carro molto largo, peraltro. Abbiamo chiuso anche il carro delle bellezze naturali, abbiamo concluso appunto con questa compagnia, ricordo, bellezze naturali, che ci aveva proposto la cartolina nella Groenlandia. Allora, io adesso nel frattempo abbiamo un buco bello grande, è veramente bello grande, io non so se con la telecamera dall'alto riusciamo a vedere se arrivano. Ah, proprio siamo... Allora, adesso qua siamo veramente malmessi, perché un buco così grande non è facile da colmare. Allora, sì signora, allora io vengo da lei perché non sappiamo dove sono quelli dopo. Nel noi... senso che dall'alto non lo vediamo ancora. Allora, senta, bellezze naturali, come al solito, porta un tema legato al mondo della natura. E riescono a farlo divertendosi, lanciando sempre dei messaggi di dire ricordiamoci di voler bene la nostra terra. Che messaggio le ha dato questo proprio sulla Groenlandia? Non mega dispiace. Qual è la compagnia che finora, di quelle che abbiamo visto, visto che siamo appena a metà percorso? Sì, ecco, quindi... Allora, senza che poi dopo lei esca per strada domani e la linci, no? Visto che qua le compagnie sono tutte quanti agguerrite, sono tutti amici, ma l'ultima settimana sono... Storto. Esatto. Qual è secondo lei la compagnia che come tema le più piaciuto? E io non mi ricordo, con le... Dracula? Sì. Ah, la Transilvania. Sì, sì, quella mi piace, sai. Ma perché? Cosa le ricordava? No, perché mi piace Stephen King, roba del genere. Ah, ok. Insomma, è ben preparato. Sì, 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 sì. Ma è sempre una bella... Così bella, sì. Bene, come si chiama? Adriana. È di Muggia? Sì, sì. Muggesana, Muggesana, doc.
E sì, da, stavo sto 40 anni qua a Muggia, però come sto bene. Quasi doc. Sì, quasi doc. Parzialmente come l'altro, parzialmente scremato. Sì, sì, sì. Ottimo, la ringrazio. Io vedo, sì, dai, qualcosa, qualcuno arriva. Qualcuno arriva, intanto leggiamo la scheda del... Ma si deve sempre girare i fogli. Allora, arriva la prossima compagnia che sfida, la Buglie Pupe con l'Erba Voglio. Signore e signori, buongiorno e bentrovati. Benvenuti a Muggia e grazie per aver scelto di visitare, guidati da noi, l'immenso giardino di Buglie Pupe. Questo parco ha una particolarità che non scontrerete percorrendo altri luoghi simili. L'indiscussa protagonista di questa escursione sarà l'erba, che nelle sue innumerevoli varietà ed usi rallegrerà di sicuro la vostra permanenza. Ora, appena varcata la soglia, incontriamo l'erba voglio, che nemmeno nei giardini reali riesce a proliferare. Poi, facendo di tutto l'erba un fascio, passeremo all'erba matta per andare a far visita nel giardino vicino con la sua famosa erba verdissima. Ancora attraverseremo un vasto prato e osserverete come questo muterà radicalmente aspetto di volta in volta a causa del susseguirsi delle stagioni. Vi accorgerete come nemmeno un giardino curato come il nostro è privo di erbe infestanti che non riusciamo mai a debellare. Vi condurremo nei nostri vivai di piante aromatiche e proseguiremo insieme a voi verso cultura di erbe mediche ed officinali. Inoltre vedrete come l'erba rigogliosa possa fornire riparo a diverse specie di animali che tra essa si nascondono. Siamo sicuri che terminata la visita vi rimarrà un'impressione molto positiva per tutto ciò che avete appena appreso e visto del vostro e nel nostro parco. Noi siamo sempre qui. Qui dove l'erba c'è. Questa è la presentazione della Buglie Pupe dell'erba voglio. E stanno pian pianino arrivando. Allora, girati, fatemi, mi faccia un favore, mi dia una mano, non so più cosa dire perché questi sono lenti, noi siamo morti, bisogna andare là, dai una piada, altro che erba voglio. Appunto, troppo allora, Mugesana? No, Tristina. Un poco. Metà, acquisita. Sì, acquisita. Senta, ma nella sua vita non ha mai sfidato? No. Ho sempre perché è la colpa sua? No, ma è la sfila ogni giorno, guarda che bella quella cosa. Vergogna. Sentite, venite spesso qua a Muggia per sfidare? Abito qua io. Ah, poi, allora sei acquisita, dai. Insomma, potessimo dire che sei un'immigrata bianca. Ecco, perfetto. Senti, com'è sta sfilata? È un po' lunga, con dei buchi. Ma perché sei caldo? Dico io, quando sei carnevale alto che sei caldo, se deve fare il premio e del punteggio per chi che sei più veloce. Giusto. Ma ti sei fianco. Giusto, poi sai spazio tra uno e l'altro qua. Va bene, comunque sei bel divertimento, bel. A te appartiene a qualche compagnia o appartenevo? No, mi appartengo a Ela. Cioè proprio te che giurà amore eterno. Forever. C'è amore eterno. Vabbè, stavi in qualche compagnia. Ho fatto qualche volta la sfilata con la trottola. Ecco. Era un trottolon. Era un trottolon, giusto. C'è mia figlia che fa adesso. Ah, ok. Aspetto. Mi cazzate che la figlia. Lui, sì. I vostri nomi? Roberta. E Stefano. Grazie, meno male chi se li vai.
E la brivido, no Bulio più. Ah, è brivido? Perché arriva più buono, arriva secondo, troppo buono, arriva primo. Allora, io sbagliando, se arriva l'erbavoglio, quindi vi ho riempito la testa di erbavoglio, invece dovevo parlare della brivido. Quindi ho sbagliato il giro di compagnie. Che non sono riusciti a raggiungere l'isola di Corrida. E quest'anno si proverà niente meno che Emi. Signore e signori, buonasera, questa è la compagnia Brivido che presenta per voi Discovery Travel and Living. Abbiamo ospiti in studio i due precedenti esploratori che non sono riusciti a raggiungere l'isola di Coriglia. Ma noi quest'anno allora, questo è Brivido Discovery, devo dire non ho la presentazione, quindi non è quel problema, non mi hanno dato la presentazione, quindi andremo un po' a navigare a vista. Discovery Travel and Living, questo è il tema scelto. Questo è il tema scelto dalla compagnia. Ciao, senti, raccontami, perché qua non ho niente di voi, quindi raccontami. Niente di noi. Te giuro, non ho niente di voi, guarda. Pensavo di essere imbriachi. Brivido. Senti, il problema è che mi manca la brivido. Proprio la brivido. Raccontami la brivido, cosa avete combinato Brividi e cosa avete fatto. Traveni alla ricerca di Tony Jones e del gorilla. Che cani ci sono e che vestiti ci sono? Fammi noi siamo le mangrovie, poi c'è Tony Jones e dietro a seguire tutta la foresta e la giungla. Senti, una bella giornata. Sì, bellissima. Diverti. Dovevamo averli meglio. Quanti anni è che spendi? 30 anni. Hai fatto le nozze d'oro. Sì, praticamente. Grazie. Allora, finalmente li ho trovati. Allora, io sono arrivato a 8 mesi. Quanto ha? 7 mesi. Quindi siamo a 7, quindi per il momento è più giovane. La più giovane? Ah, sono, anche quella con più capelli. Penso, per 7 mesi anche quella con più capelli. Ti cavete? Sì, sì, tanto. Allora, non so come. Allora, abbiamo trovato la ragazza di 7 mesi e mezzo, vediamo se c'è ancora qualcuno di più piccolo. Dai, dimmi qualcosa. Siamo bellissimi, come ogni anno. Sì, sì. Sei affascinante. I fiori. Che fiore sei tu? Una passiflora. Senti, ma nella vita cosa fai? Io? Funzionare. Non posso dire. No. Allora, grazie. Quando il fan si crede. Qua lega anche il fans club qua, le signore di aprile. Sì, sì, tutto che avevamo noi, tutto.
i grandi saggi. Era, ciao. I grandi saggi. I grandi, noi siamo i bonzi, i tibetani. Grandi. Dai, per quello ti ho chiamato il grande saggio. L'importante è divertirsi, cioè una bella giornata, un bel gruppo. E noi cerchiamo di portare pace e allegria per tutta questa gente che c'è qua. Come si chiama? Io Flavio. Grazie Flavio. Un po', ma della vignetta voi chi siete? Noi siamo i Sherpa della Brivido. Com'è? Camminare così se piacere. È difficilissimo, no? Serve un bastone. Dico subito, sono stanchissimo. Certo che anche questi ha coraggio a camminare così per 2 chilometri. Penso che facciano allenamento. Allora, oh, chi sta bene sicuramente, guarda. Allora, vediamo se riesco a... Ciao! Meglio di così se muori qua, ora bel sentai. Complezione legale 10 euro. Ma oh, madonna, c'è proprio un buon mercato. Euro. Sì. Guarda quasi. Carotina di misura. Ma sono commestibili, sì? Assolutamente. Dell'altro anno. Raccolta dell'altro anno. Anche i pomodori, le melanzane, peperoni un po' piccanti, anche il fungo, classico fungo cambogiano, riconosciutissimo. Senti, com'è come venditore? Com'è? Come venditore, com'è? È bravo. Sei bravo? Ah, vabbè, questo è un problema di tanti. No, mi pesce. Fidanzata tu, dimmi, io pesce non mi piace. Tu prendi pesce, cucini, trovi. Ma va, mi provo a pesce, va là. Euro a chilo! Se zappio! Sennò mandalino cinese! Non cacciofo perché resta solo senza fidanzata! Perché lui fidanzata non ce l'ha! Se tu prendi pesce! Cavolfiore e viola, buono! Qua faccio spese! Fatto! Aspetta, va, vedremo! Io faccio un attimo una... Io scarico qua la spesa. Tenga la spesa, qua anche il mandarino. Sì, ma non sta a farmi di mangiare con questa, però. Perché se mi fa di mangiare con questa, sai mai so. Allora, abbiamo fatto spesa. Ancora. Li avevo visti prima, visto. Oh! Qua mi pare che sia roba di qualità. Qua è tutta roba del casongo, perché noi abbiamo tutto campagnongo, abbiamo. Proprio se vede. Peperongo, patatone, melanzanongo, melon, tutta roba buona. Manca solo anguria, cioè. Tutto quanto sei qua, zucca, rotta, banana. Grazie. Insomma, Gavese vuole al supermercato qua. Ovvio. È tutto produzione. Aio de campo. Guarda che serie che le sei. Guarda. Guarda, ah sì. Cioè, ma mi voglio far bella figura e mettere fuori il spritz. Spetta. Oppure si fa molta figura se bevi te. No, è già per condire, no? Ah, è il bottiglione. No, che vuoi sempre, No, grazie. Cosa sei qua dentro? Qua dentro? Qua sotto? No. Qua, spritz. Sì, ma con cosa? Acqua e vino. Ma vin di che tipo? Vin d'omaccia. Ah, ok, grazie.
Praticamente in tutta Muggiano si trova un frutto e una verdura. Qual è la Valonga? Ascolta, ma sono... un altro dialetto diretto. Sono sode. Fresca. Sì, si può mangiare. Tu prendere gallina? Gallina vecchia. Buon blodo, buon blodo, buon blodo. Bon, un po' di spesa che abbiamo fatto, quindi se sa qualcosa di... se sa qualcosa di bello. Tanto fra un po' arriva anche il carro principale del Brivido, che ricordo presenta Discovery Travel and Living. La Brivido è quel più tremendo, cioè. Più busi dell'ori ce l'aveva fatto di su. Per cui bisogna... vedi la signora che cattiva? Certo. Ma poi, dai. La signora è tremenda, ma tutte le donne sono tremende, proprio. Fantastico, perché i coordinatori della Brivido che si arrabbiano con quel che sfida, cioè, ma veramente, cioè. Oh, guarda che voi sei più tremendi, cioè i busi che stai facendo voi non li capate di su. C'è qui col cappello che semmai, vadi lì. E poi col cappello. Siamo... ma che prima, io lo so, io ho 10 minuti aspettare perché arrivavi. Mi raccomando. Vi ricordo che state seguendo la 66esima edizione del Carnevale Muggesano. Noi siamo proprio a metà della sfilata che si snoda lungo le vie del centro per poi confluire in Piazza della Repubblica, dove è stato allestito il palco con la giuria. Senta, ma stasera quando arrivi a casa ti arrivi a star fermo, ti sta così tutta la sera? Con le molle nelle scarpe? Devo farti tutto il giorno? No, ma stasera ti arriverà, oltre sarà ancora così. Speremo. No, perché sa, dopo 2-3 ore così. La sei lunghetta, però sei divertente. Beh, se no non ti fai neanche la... Quanti anni fai carnevale? 66esimo. No. Tu quanti anni fai carnevale? Primo anno. Ah, ok, no, perché 66, insomma, ti portassi bene. Grazie. Stiamo arrivando verso la fine dell'area dedicata appunto alla compagnia del Brivido e arriva il mega carro della compagnia. E
eccolo in tutta la sua bellezza, il carro finale della compagnia Brivido. In questa fantomatica ricerca della città del gorilla. Invece il carro finale invece rappresentato dal mega gorilla invece sta arrivando. Io però noto, guarda, facciamo un primo piano, guardate gli occhi, che begli occhi che ha sta ragazza, hai gli occhi bellissimi. Grazie mille. Come ti chiami? Alessia. Senti Alessia, ma come portarsi dietro sto catafalco di fari fogli? È un bel catafalco, sì, effettivamente. Impegnativo. Senti, quanti anni sei a far sfilato? Mio secondo anno. Ah, sei fresca. Grazie. Ma non hai paura? No. C'è un gorilla del genere che ti corre dietro? No. No? No. È tuo amico? Nessun. Grazie. Signora, ma questo gorilla non le fa paura che le corre dietro? Assolutamente no. No, è buono? È buonissimo. È il cucciolo di casa? È il cucciolo di casa. Allora, io sono arrivato a 7 mesi e mezzo, quanti ho? 7 mesi e mezzo. Ah, quindi c'è un parità. C'è anche un altro che ha la stessa identica età. Senti, ma non c'hai paura di avere questo gorilla alle spalle? No, no, assolutamente, ci protegge il gorilla. Sì, grazie. Mi sa che questo probabilmente è proprio il carro più imponente. Saremo attorno ai... anche questo attorno ai 9-10 metri di altezza. Carro veramente impegnativo.
alto? Eh? Quanto è alto? A livello dei fili, bisogna star attenti. Infatti, sesso i 10 metri. No, forse 8. Grazie. Allora, abbiamo finito anche con il gorilla, abbiamo finito con la compagnia Brivido. E arriva invece, dopo la Brivido arriva un'altra di quelle compagnie che sono dei fenomeni, ed è anche il titolo peraltro proprio, è anche proprio il titolo del tema che hanno scelto quest'anno, perché l'ha tolto la porta. Ma che fenomeni, il termine fenomeno del greco antico, e qua non so come si pronuncia, che appare riferito a tutto quello che è osservabile tramite l'apparato sensibile. Nel linguaggio comune il termine viene usato in riferimento a qualsiasi fatto oggetto di studio particolare e anche nel senso di ciò che appare come fuori dall'ordinario. Diciamoci da tutto, la scelta del tema da sviluppare nell'ambito della sfilata di carnevale mugesano è spesso sofferta e tribolata. In 64 anni di sfilate le varie compagnie ne hanno rappresentato oltre 600 temi. Forse la via più naturale per trovare spunti consiste proprio nella contemplazione. Dopo attenta ed approfondita osservazione ci siamo resi conto che la compagnia della Trottola annovera una quantità rilevante di fenomeni. Io non che le altre sia tanto di meno. Perché allora non sfruttare queste spiccate attitudini rappresentandole nel tema, danno proprio l'essenza dei fenomeni? A ben pensarci, tutto ciò che ci circonda e che siamo in grado di osservare ha i caratteri del fenomeno. La compagnia Trottola rappresenterà quelli che maggiormente stimolano le nostre capacità sensoriali, garantendole la sfilata memorabile. E io voglio proprio vedere cosa combinano sti fenomeni, perché quando, insomma, vediamo se sono veramente fenomeni rispetto agli altri, perché quando si parla di carnevale si è un po' tutti quanti fenomeni. Bisogna parlare quando non c'è nulla, e quindi te ridi, perché guarda che parlare quando non c'è nulla è una delle cose più difficili di sto mondo, perché bisogna inventarsi come riempire il tempo. Per fortuna che c'è la telecamera dall'alto che già ci sta proiettando e ci sta già facendo vedere il cano d'apertura dei fenomeni della Trottola. Tanto ringrazio ancora Fabrizio, Alex alle due telecamere. No, Alex, te garaggio a Loris. Vabbè, ma tanto te fai tutto, tu fai l'arrampicatore. Allora, in regia c'è Alex Dovacco e Armen Asceni, alle telecamere c'è Loris e Fabrizio. Ce l'ho fatta. Anche questa è... sono riuscito a pronunciare tutti i nomi giusti. Per quel che riguarda la parte video, andate su Trieste 1, vedete tutto quello che volete vedere. Scusa Lampo, ti prego, vieni qua, dammi una mano, perché veramente c'è un buco. Allora, le tue amiche prima mi hanno letteralmente invaso d'aglio. È stata una super trovata, vero? Sì. Allora, beh, l'aglio piace a tutti, però non addosso, immagino. No, infatti. Bene, bene. Era, guarda, di un amore, e più le dicevo più me lo spruzzavo. È giusto, così si deve fare. Senti, dopo dove vai? Penso finito in tutto? Piazza, che ci sono le premiazioni. E stasera? E stasera devo lavorare in baracchino della Lampo. E mercoledì te dormi tutto il giorno. E mercoledì ho un corso, per mia sfortuna. Ah, quindi neanche te dormi. Anche, esatto. Grazie, ciao. Allora, mamma, io l'aglio me lo ricorderò a lungo, mi sa.
mi sa che l'aglio me lo ricordo da lungo. Stiamo pian pianino, sta trottola, sti fenomeni stanno arrivando, per fortuna nostra. Non so neanche a che numero di compagnie siamo arrivati, devo essere onesto. Quando si è verso tre quarti della sfilata si cominciano ad avere le allucinazioni sui numeri, su tutto. Allora, eccoli qua, i fenomeni stanno arrivando, la trottola. Vediamo un po' sti fenomeni cosa ci propongono. Chi si è inventato sta fenomenata? Siamo fenomeni noi della trottola. Per quello te volevo chiedere. Certo, no? Un eclissato, per dirlo. Addirittura fu un fenomeno eclissato. E io te conterai altri. Devo bene. Buon divertimento. Grazie. Fenomeni lenti però, tremendissima qua, mi sapessi chi ci ha fatto. Ascolta, ma come mai sei così lenti oggi? Come mai sei così lenti oggi? Lenti, meglio i sei fenomeni in tutti i sensi. Meglio poco che mai. Oh, voilà, quando un disidemo mi sono contento. Vai. Dai che do. Era luna bussò dove c'era il silenzio. Ma la voce sgaiata che non è più tempo. Meraviglioso. Io devo parlare, parlo, mi dicono che devo parlare, cosa dico? Vabbè, io devo parlare e lei ride. Come Ciao, ti chiami? Federica! Se sei la fenomena numero. Che poi ascoltami, con tutti i fenomeni. Numero uno, guarda, siamo i primi. Ma che poi scusami, con tutti i fenomeni che sei nelle compagnie che hanno Valde Muia, se noi poteva siamo fare, i migliori, se poteva aggiungere una compagnia in più. No, ma noi siamo i migliori, bastiamo noi. Ascolta, ascoltami qualche chicca che è successo dentro. Mentre si costruiva i carri in Capanò. Ma guarda, chiedi che Eila sa benissimo. Eila, senti, dimmi, io sto cercando di sapere
qualche chicca in capannone nella costruzione dei carri che stanno sono venuto. Che è successo di particolare? No, io non sono brava in queste cose, non vado spesso. Cioè, qualche non va però, qualche non va. Chi va? Chi va spesso in capannone? Chi va? Qua. Ciao! Chi se cosa che deve combinare in capannone? Contami qualche chicca. No, non so. Cioè, nessuno sa. Nessuno sa. Nessuno sa. E allora qua che fenomeni sei? Siamo fenomeni meteorologici, non te vedi qua. Ciao Valè. No. Ma che avevi scambiato i desideri per lo stadio, vabbè che se c'era che fenomeno che si ribalta. E stelle che cadono, stelle cadenti. Quante volte mi sento padre? Parecchie. Parecchie, sì. Parecchie. Come vi chiamate? Anna. Sara. I mariti vostri contenti e orgogliosi? Beh, orgogliosi, sì. Orgogliosissimi. Non sono neanche a Muggia oggi. No, esattamente. Grazie. Ciao. Trottola ci sta proponendo, ma che fenomeni! E dentro la trottola ce ne sono i fenomeni, ma non solo dentro. Allora, chissà se comincia la banda a fare qualche passetto in avanti. Stiamo avvicinando alla conclusione di questa sfilata ormai, insomma. Il più è fatto e devo dire che sarà una bella sfida per le giurie che stanno girando, alcuni abbiamo anche conosciuti prima, sarà veramente una bella sfida capire chi riuscirà a vincere questa edizione del Carnevale Muggiosano. Dì la verità, ma è il momento più bello è quando vai su e giù col bastone. Assolutamente sì, è divertentissimo. Poi tutti i miei amici dietro della banda mi seguono veramente come un tutt'uno. Ma la mia domanda è, ma te va a tempo o no? Sempre, eh? Sì. Fammene voi. Grazie. Bandistico arcobaleno che non manca mai all'appuntamento, con questo bandistico legato alla trottola. Adesso proprio arriviamo alla compagnia. Qua c'è la sabbia.
Vediamo un po' che cosa sono inventate sti matti con la sabbia, perché è curiosissimo. Proprio è bello vedere come riescono a da un tema trovare mille sfumature e mille sfaccettature. Questa era proprio la tempesta di sabbia. Personaggione dell'epoca delle discoteche. Allora, io ho visto un Alex Dovacco con un gesto da incazzato, non so che è successo. Stiamo avvicinandoci anche alla fine per quello che riguarda la trottola con i loro fenomeni. Bellissimo sto carro è veramente bello. Dal punto di vista della simpatia, io non so se dal punto di vista della simpatia mi pare che è uno dei più belli e più divertenti. Tu lo dici? Sì, proprio. Sono fenomeni, alto caldo il titolo era qua. Grazie. Veramente questo mi è piaciuto tantissimo. Proprio mi è piaciuto veramente tanto. E adesso qua i matti butta anche coriandoli. Ma voi vi fermate prima perché siete già qua? Avete il commissariato qua? No. Arrivate in piazza? Sì, dai, arriviamo. Arrivate? Sì, sì. Senti, quanti anni è che porti carne? 16. E da quanti anni sei? Da quando sono piccola. Ah, quindi proprio sì. Colpa della mamma. Sì, sì. Senti, io ho visto che praticamente siete generazioni e generazioni intrascinati uno con l'altro. Sì. Senti, come mai, vabbè, che siate fenomeni non è che serviva il titolo per saperlo. Però alla fine chi ha proposto facciamo proprio quello che diciamo molto nella vita, cioè siamo fenomeni? Chi è stato dentro la vostra compagnia quello che ha detto facciamo questo tema? Abbiamo deciso tutti insieme. Davanti una birra o un caffè? Un caffè. Grazie. Il bello è che manco neanche a Milano c'è tutto sto casino. Cioè va, manco a Milano. Manco a Milano. Che nebbia. Neanche a Milano sto casino. Guarda che comincio a scrivere, qua. Ah sì? Sì, attento. Ah, proprio cattivo. Subia. Grazie. Sei tremendi sti poliziotti, vuoi far subito la multa. Abbiamo anche poliziotti della vecchia generazione, peraltro.
Uccia, ma la patente è ancora valida? Sì, come no? Ancora valida. 85 e 92. E siamo pelle, primo pelle. L'ultimo incidente fatto? No, mai. Mai. Adesso andiamo al corso del tombolo, adesso andiamo al corso del tombolo. Ma noi andiamo pian e lontano. E sangue. E pian. E lontano. Che si caliva. Nella vita i vostri nomi? Uccio e Uccia. Ah no, nella vita poi? Uccio e Uccia. Ah, proprio, vabbè. Ho capito, segreto. Segreto. Isemat, signora Ise, veramente c'ho fra l'oli e lampo. Sto anno se dovessi istituire il premio per la lentezza, perché se certi busi che avete fatto voi con gli altri, che gli erano fantastici, colpa del caldo, no? I seremeni no, perché i fa le macchiette, bisogna anche avere spazio. Bisogna essere più cattivi però. No. Carnevale bisogna divertirsi e non essere cattivi. Grazie. Che hai combinato? Che sia chiaro, non siamo fulminati. Ah, le lori. Dai lori che stai fuori. Guardilo, anche lui si fulmina. No, sei sempre. C'è un po' che di cadene, questa, le cadene attira i fulmini. Non siamo fulminati. No. Cagnolina, le 6 di mattina. Guardi che sei fulminato. I fulminati. Lei sei un po' fulminato, effettivamente, se è vero. Tanto salutiamo. Tanto qua giurate, stai attenti perché mi stai già allenando, che se sbagliè, sei quel che dopo fare veramente nella vita per 2 mesi. Porca malora, speriamo di noccio. Però te cammini bene quel bastone. Ormai sono abituato, no? Il prossimo anno fai vedere quel che non te caschi, no? Quel con la ventola. Deambulator. Deambulator, che avevamo il deambulator. Deambulator, ma è grande per andare in giro, no? Dopo non passa più i cari. Madonna, non passa i cari. Io i cari, no? Grazie ragazzi, in bocca al lupo perché se la sei dura, perché oggi quest'anno sei veramente dura, veramente. Avete veramente una concorrenza bella aggredita quest'anno. Eccole qua, 20 anni appena fatti. Senti, 20 anni appena fatti. Ah, è tornato, devo scappare. Scappa via, scappa. Ok? Il nostro camera è finito sotto un tornado. Abbiamo avuto il camera che è finito sotto un tornado, in tutti i sensi. È bellissima la faccia del nostro regista. Lo sta rimettendo. Allora, pianzotta, sferma la calzolina. Fammi leggere i nomi, impazzita, chi più ne ha più ne metta, l'aquilona. Ma senti, ma perché ti hanno chiamato così? Perché sono persa. Si vede.
Questo è il carro conclusivo, presumo che sia il carro conclusivo delle bellezze. E qui. Una più bella dell'altra. Questo era il carro conclusivo della Trottola. Trottola, che ricordo, come tema aveva proposto i fenomeni. Intanto ormai stiamo andando pian pianino verso il termine della sfilata, poi arriverà la prossima compagnia, quella appunto di Bulli e Pupa, che prima vi avevo letto, vi ho letto integralmente il testo di presentazione. Bulli e Pupa con l'erba voglio, c'è un piccolo buco che però penso andremo a colmare velocemente. Io approfitto per tornare dalle mie donne, perché perché vedi, quando si busi mi devo riempirli, no? Ci stavamo lamentando che c'era troppo buchi tra una compagnia e l'altra e abbiamo freddo. E infatti potresti fare il concorso per chi ha fatto più busi sto anno. Delle penalità, che dà penalità. Penso di sì. Ma che formata che è? Penso a Mugesana. Hanno un tempo per percorrere un tratto di strada. Sai che sei caldo? Questo è il problema. Così... Sta tranquilla che se io era freddo o mi piaceva le piove. Ah, veloci. Io era come Superman. Velocissimo. Sentite, sì. A prescindere da questo, che fa un po' parte del gioco alla fine. Cosa vi è piaciuto di più? Perché ormai siamo verso la fine. Brivido. La brivido. La brivido, bellissima. Tutte parenti del brivido? No. Socia di brivido? Le bellezze naturali, per esempio. Ah, te vedi. Guardo da tantissimi anni la sfilata. Tu figlia sarà contenta, ciò. Allora, vediamo un po'. Senti, ma dove te va? Dove te va? Resta a casa, resta a casa che ti conosco io. Ciao. Sei quello più romantico. Io sono il giardino della mare. Esatto. Ah, la mia capa Heidi non è molto brava. Capa Heidi non compra semenze buone, perché il giardino di vicino è sempre più verde. Luisa è sempre qui. Le presento Heidi. Ciao. Buongiorno. Ha visto che bel giardino che avevamo? Purtroppo non è bel come gli altri, perché quel giardiniere è un poco così. Il giardino dell'amore, vuol dire che fa sempre baruffa. Sono l'amore che avevamo qua, purtroppo. I fiori non crescono tanto bene. C'è da farvi questo. Addio. Va via col cane. Va via. Guarda. Una pipì solo. Così dolce. Beh, dai, l'ha fatta. Adesso possiamo ripartire, l'ha fatta nel migliore dei modi, quindi possiamo ripartire. Hanno portato il cane a fare il pipì. Quindi anche il nostro operatore è andato a farla, mi pare. Va a lavorare, non lavorare. Heidi! Quella lucetta della discoteca, come si faceva una volta. Allora, io vorrei far vedere, scusami, guarda te, cosa che non sei vedi? Le mucche, le dell'estate, le nostre estate. Vai muo la telecamera! Ma che muo? No! Muo! Pronto, thank you.
E queste erano le quattro stagioni di Vivaldi. Abbiamo anche il violinista. Proprio non si sono fatti mancare nulla. Arriva la squadra di calcio. Senti, ma com'è sto campo di calcio con sta erba? Bellissimo, bene, va benissimo, tutti bravissimi. Abbiamo i calciatori dell'erba moglio. Oh, allora adesso abbiamo il dizionario da italiano mugliesano. In italiano l'erba, in inglese the grass, in mugliesan the grassi. Questa è proprio l'erba senza confini. Senti, quasi l'erba senza confini. Sì. Allora, oh, guarda là, girati, girati velocemente, eccoli là. E va sul campo del calcio. Calma, tranquilla. Bellissimo. Ah, ma tu sei calmetta. Io sono scatenata, te invece con calma faccio il mio. L'erba gatta, devo attendere che il gattino venga a mangiarmi, allora sono a disposizione. Senti, come ti chiami? Paola. Sei di Trieste, di Muggia? Muggia, no, perché. Ma dopo. Scusa, ma dopo. Sai, quando ti arrivi verso fine sfilata e cominci a perdere i colpi. Quanti anni sei in compagnia? Con questa 8. Senti, mi raccoglio, sto cercando qualcuno che mi racconta qualche aneddoto, qualche chicca di quest'anno in Capannone e tutti, nessuno mi era mai in Capannone. Troverai sicuramente qualcuno. Ah, vabbè, tu c'eri, lo sai, qualche descrizione. Io? Dimmi. Lettere che sparivano, all'ultimo momento le abbiamo ritrovate, costumi. Non insonne. Ok, ok, quindi niente di la routine. No, no. Senti, fenomeni. Esatto, sì, sì. Tutto segretato. Guarda, non stai a biarve, ma siamo verso fine sfilata e far bene sta roba, cioè veramente di cattiveria. Verissimo, verissimo, cattivissimo. Ah, dai, amico, una fame che non te ne hai idea. Quindi, guarda,
vedo sti piatti, te giuro, hai presente quando sei nel deserto che vedi le allucinazioni nell'acqua? Perfettissimo, anche noi, tanta fame. Senti, come ti chiami? Chiara. Chiara, da quanti anni sei in compagnia? Sei anni. Beh, ti dico, è una bella esperienza. Sì, bellissima. Guarda, ma Dio, sei qualcosa di maniardo, commestibile. Dopo. Alla fine. Dopo. La fine. Cioè, mi speravo che io ha qualcosa di mangiare, vero, ma quasi, poca roba. Cioè, ma le caffè tutti con l'aglio quest'anno? Si vola per i brufoli. Cioè, ma tutte che cazzi vuole hai? Delicatissima. E sei un contributo. Un contributo, siamo rimasti senza uova. Mi può dare qualcosa? No, però un po' di gallina se va. Allora però in cima ti vedo bene. Oh, gli infestanti sono un signor problema. Per l'erba, perché. Che fai con sto palo? Lampione! Ecologico! Proprio vai su a rompere le scarpe! Bisogna strapparti poi! E bisogna togliere le erbacce soprattutto! Senti, come ti chiami? Francesca! Francesca, da quanti anni stai in compagnia? Qua. Anni, cioè c'è stato un bel ringiovanimento però nella Puglia Pupa. Sì, poi io vengo da fuori, non sono neanche di Trieste, ma vengo da Genova. Vieni da Genova? Sì. Scusa, che ci stai a fare Muggia da Genova? Lavoro e amore. Un'altra acquisita. Creativo questo, nella semplicità, salirò, la canzone che proprio si sposa con le piante che salgono su per i muri e su per i lampioni. Cioè, una volta dico però, tanti anni fa si cucinava e si mangiava, c'è un prosciutto di tutto di più. Allora, che cosa state preparando? La pozione delle erbe medicinali, no? Ma non va, no? Perché non va? Dobbiamo provare, ma forse troveremo la soluzione. Senti, le mediche. Non è che qua manca lo stregone. Cosa manca? Lo stregone è giusto. Qua adesso abbiamo le formule, vedremo di. Le 6x36. Andiamo a fare le formule e calcolare bene i liquidi. Mi sa che dovete studiare ancora un po' però. Studieremo. Stiamo studiando. Oh! Artiglio del diavolo, l'assenzio maggiore, artiglio del diavolo, l'arnica. Oh, una fotografa per sbaglio, sei vestita fotografa? Mi sono vestita di fotografa, sì. Senti, che ringiovanimento dentro la Puglia e Pupa. Come? Che ringiovanimento dentro la Puglia e Pupa, un sacco di gente nuova. Certo. Abbiamo fatto una già a Genova, ho beccato quella da Genova che arrivava. Ah sì? Bravi. Senti, quanto si piace? Vi è piaciuto? Sì, però a parte l'aglio che mi hanno inondato di aglio, però mi hanno fatto la doccia d'aglio, ti giuro. No, mi sta piacendo, mi sta divertendo, però bisogna dire, io istituirei il premio per chi fa più buchi tra una compagnia e l'altra.
Beh, quest'anno io ero un dotto compagnia che va là. Beh, era abusi chilometrici, era tanto canto, stai anche tu. Quando c'è caldo è sempre così, poi vanno tutti con calma. Vedi, okay. Eravamo qui l'altro anno, stavamo a morire di freddo. Okay. Oggi siamo nel caldo. Meglio così. Meglio così. Meglio così. Grazie. Ciao. Ecco il carro con il gatto che si nasconde dentro l'erba. Che si sta preparando. Il gatto nascosto nell'erba si conclude anche la parata della Bulle Pupe che aveva al suo centro come tema scelto quella dell'erba voglio. Adesso in arrivo la compagnia che peraltro è anche l'ultima compagnia in ordine di sfilata di quest'anno. Parliamo della Bora e la Bora ci offre il tema dei colpi di fortuna. Ebbene sì, è assodato, nella vita di tutti i giorni ci vogliono colpi di fortuna, ma per attirarla noi della Bora abbiamo pensato di portarci dietro i portafortuna, quelli per antonomasia, coccinelle, cornetti, quadrifogli, ferri di cavallo, eccetera eccetera. Ed allora possiamo tentare la fortuna e che la dea bendata ci assista. Ma attenzione, i nostri giochi sono pazzarelli non provocano dipendenze se non dalle risate. Proviamo il colpo di fortuna dell'anno, vincere con uno dei nostri giochi, slot, carte, roulette, lotto. Se pensate alla fortuna, che figura, cosa vi viene in mente? Noi abbiamo scelto di realizzare il personaggio di Gastone come carro principale, il cugino di Paperino, il papero più fortunato del mondo. Egli ha ereditato la sua immensa fortuna dalla madre Daphne. Il giorno della nascita della papera, un artista vagabondo disegnò uno simbolo di buon auspicio. Lo scalognofugo triplo sulla facciata del granaio della fattoria dei suoi genitori. Il simbolo fece il suo dovere, rendendola neonata fortunissima, e allora chissà se guardandolo ci si può attirare un po' di fortuna. Scopriamolo assieme e buona fortuna. Ed eccole allora che arrivano. Arriva l'ultima compagnia per questo 66esimo Carnevale Mugesano. La Bora che chiude appunto questa 66esima edizione, una giornata splendida, come peraltro ha accompagnato anche le sfilate di molti altri carnevali, da quello di Gorizia, da quello di Sontina. Insomma, sono stati 10 giorni di grande spettacolo in giro per le piazze della Venezia Giulia, grande spettacolo soprattutto anche grazie al bel tempo che ha regalato fin dal 16 di febbraio scorso, quando in quelli di Trieste vi fu il carnevale europeo.
ci ha regalato veramente tanti appuntamenti di divertimento a belle temperature, perché anche quando fa caldo è sicuramente importante. Io sto dicendo tutto questo nella speranza che aumentino il ritmo gli amici della Bora. Questa è l'ultima compagnia, lo ricordo, e poi dopo la giuria dovrà mettersi al lavoro per decidere chi appunto vincerà questa 66esima edizione. Edizioni peraltro che vorrei anche un po' ricordare, così mentre nel frattempo, mentre arrivano, diamo un'occhiata a come si sono svolte le ultime edizioni dal punto di vista di chi ha vinto adesso, perché ammetto non mi ricordo mai, ma ricordarsi tutte le vittorie non è semplice. Voi direte c'eri anche gli altri anni, sì, è vero, ma la testa, la memoria per certe cose è corta. Adesso io mi fa un po' ridere perché sembra che sto sfogliando i Promessi Sposi, invece è un libretto di poche pagine, però vabbè. Allora, l'ho trovato. Lo scorso anno vinse la Trottola, nel 2017 la Brivido, mentre sia nel 2015 che nel 2016 vinse la Bulli e Pupe. Complessivamente la Brivido ha totalizzato 25 vittorie, Longia 23, l'11 la Lampo, 3 le Bellezze Naturali, 3 Bulli e Pupe, come 3 pure la Compagnia della Trottola. Io ringrazio per quelli che sono messi a ridere quando io cercavo l'albo e nessuno... No, che venisse qualcuno a dirmi aspetta che te la trovo io. No, proprio, anzi, erano che godevano, non vedevano l'ora. Anzi, se noi lo trovavamo proprio, erano ancora più contenti e felici. Ma vieni, puoi venire qua a salutare, così perdiamo un po' di tempo. Senti, ti è piaciuto questa 66enne? Da quanti anni vieni qua a vedere il carnevale? Da, diciamo, abbastanza, non so da quanto. Dove sei? Perché non hai una cadenza a Bugliesano. Io sono di Trieste. Sei di Trieste, però non è la cadenza, ma manco triestina. Lo so. Senti, qual è stato il carro che ti è piaciuto più di tutti? Bella domanda, perché è difficile. Sì. Se no non te la facevo. Un attimo. Guarda, hai tempo finché arriva la Bora. Quello dello scimmione. Il gorilla, beh, sarà una bella sfida quel gorilla. Senti, che scuola fai? La quinta. La quinta, prossimo anno, quest'anno sono gli esami. Sì. Mi raccomando. Grazie, intanto arriva la Bora con colpi di fortuna. Vediamo se... Allora, sti colpi di fortuna. Senti un po', gli ultimi saranno i primi, cosa dici? Forse sì, forse no, ma daremo come che daremo. Stasera le premiazioni vi daremo. 47 anni, la signora... Andiamo avanti insieme. 47 la Disi, sì, che ne ha fatti? Ma sì. L'ascolti? Sto tema, sì, tutto dedicato alla fortuna. Tutto dedicato alla fortuna, tutto. Lei la sei fortunata? Sì, per dire la verità. Più in amore o più al gioco? Più in amore, perché sono 60 anni con mio marito. Beh, sono una bella... 52 sposai e 60 insieme. Abbiamo fatto le nozze d'oro? Sì, d'oro, 52. Ascolti, ma è vero che quando uno fa le nozze d'oro, quando te vai al ristorante non sa cosa dirve, perché a 50 non arriva nessuno. Ma noi siamo arrivati e che ben anche. Grazie. Grazie. Complimenti per 52 anni di matrimonio. È veramente un caso più unico che raro, per cui è stata veramente fortunata la signora. Allora, io invece sono fortunato quando mi diranno che è arrivato l'ultimo carro, quello gigante, quello che chiuderà questa edizione, perché devo dire che è mai facile far dirette così lunghe. Quindi, infatti, io mi domando Bini come ha fatto a farsi da solo tutto il carnevale europeo. Devo dire che vabbè, che buona esperienza, è più vecchio di me, quindi, però è sempre un terno all'otto riuscire a fare carnevalate così lunghe. Signora, no, ma venga lei qua, così fermo prima, venga lei, perché bisogna andare avanti, non la stia a chiamarmi,
Come si chiama? Irene. Irene, senti, gli ultimi saranno i primi, siamo fortunati sto giro? Noi siamo sempre fortunati. Non so se saremo i primi, ma intanto siamo fortunati. Meglio più in amore o in gioco? In amore. Sì? C'ha però come che la signora 52 anni di matrimonio. Sì, confermo, sei mia suocera. Mi chiamo Sofia. Ascolta. Da 25 anni comunque. Ascolta, ma ho chiesto anche la tua cara parente, ma se è vero che quando vai al ristorante ti dici che te le festeggiai 50 anni le nozze, non sai cosa dirti perché a 50 non arriva nessuno. Infatti, arriva pochi, se è vero, arriva pochi, loro che sei arrivati. Cioè, i vegani hanno fatto il pranzo, penso. Loro che sei arrivati, se è vero. Dite che arrivi. Al momento siamo 25. Aspetta, dai, siamo a metà strada. Metà strada che abbiamo fatto, dai. Sì. Ancora a metà strada e saremo avanti. Ascolta, ma tu malese qua? Sì, che ne ha fatto le foto fino adesso. Sì, farmi le foto. No, pensa perché c'ho prima di alcune donne che avevano dei vestiti che erano imbarazzanti. No. Io mi pensavo in. Noi siamo appositamente vestite bene per non fare gelosia di Marie che sei in giro a farle le foto. No, ma io anche devo vergognarsi con alcuni, no. Per cui. No, intanto te pensi, no, ma sto povero Marie Koski che tocca, no? Che se vedi la moglie sui giornali. Tutti i nostri marini aspetta, comunque. Panacè. Sì, Me la so. Grazie. Insomma, praticamente ho beccato tutta la famiglia. Sto arrivando a beccare tutta la famiglia. Allora. Ditemi se avete qualche cosa, se c'è qualcosetta. Allora, aspetta, fatemi leggere qua. Se più giorni, boh vabbè, questo è normale, vabbè, ti non sei niente. Ma scusami, ma perché proprio Ela se più giorni che Lugarica? Perché mangio come un orco. Sì, e non ti ingrassi mai. No. Beata te. Sì, sono fortunata. Come ti chiami? Giulia. Giulia, da quanti anni ti fai stai nelle compagnie? 30. Ti riporti, sai bene. Grazie. Senti, raccontaci un po'. Allora, io ho visto prima, c'era la Buglia Pupe, che ho visto un bel ringiovanimento, tanta gente nuova. Da voi invece come va? Anche noi abbiamo avuto delle nuove leve quest'anno, anche in Capannone che ci hanno dato una mano a fare il carro. E speriamo che continui così. In più abbiamo tanti bambini piccoli e anche alcune persone in attesa, quindi speriamo che ringiovanimento. Perché bisogna dirlo che è veramente sei proprio la salvaguardia della specie quando ti parli di compagnia del carnevale Muia. E i vecchi lasciano i posti ai giovani e si trasmettono il sapere e le conoscenze. Ma ricordo chi ma qualche due fa, il problema è che questi sono troppo piccoli e noi ne toccherà ancora fare ne tanti. Ancora un poco bisognerà aspettare perché i fiori diventano grandi, però gliela faremo. E guarda, se sei tutti come te. Sì, io ho iniziato a sfilare molto piccola, quindi continuo, perché mi è sempre piaciuto e continuo a farlo. Ti ringrazio, ti lascio alla tua ultima area di sfilata. Allora, aspetta, fammi leggere il tuo. E allora, siete nassi di... Indio? Aspetta, stanchezza. Siete nassi di Indio, no temori aquila. Tutti dicono che è vero, eh? Sì? Sì. Tutti leggono e dicono, sì, è vero. E quindi, biscottino, realtà, verità. Ascolta, il tuo nome? Sara. Sara, sei mugesana doc? Io ho cominciato a far carnevale a 3 anni, ma sono di Trieste. Ah, ma perché ti avevi qualche parente o come ti hanno portato dentro? Ho cominciato a scuola a Aquilinia. Ecco. Che poi mi conto una chicca. Allora, un giorno, c'è il vostro sindaco e dico, senti, te sei una mugia. Come fa? Ah, sì, sono la muia. No, allora non sono la muia stamattina. Dopo che vado a Montedoro e la vedo là per l'inaugurazione. Che faccio? Ma ascolta, ti metto che lo so, ma per noi muiesani, muia se muia, Aquilinia su un'altra roba. Vero, confermo. Aquilinia da Aquilinia, Zaule se Zaule e andiamo avanti, giusto? Vero, confermo. Ti ringrazio, grazie della compagnia. Allora, stiamo avvicinandoci verso la fine. Questo è il primo carro, mamma mia, chi è sto qua? Che è sto piccone qua? Il piccone, guarda che roba che mi arriva a trovare. Ha costato sangue, guarda. Se vedi? Se vedi, sangue. E in ogni caso, io domandai, sei il megadito che va bene una noce.
Ah, addirittura. Senti, ma cosa sente a questo quella fortuna? Perché non arrivo. E ho trovato questo. Ah. Sono salvo e ho trovato 30 e tanti milioni di diamante. Provo a pensare quanto lavoro, quanta ricerca c'è voluta. Ti piacevo più prima, dai, cosa capisci? Grazie! Guarda qua che ti cacca il fotografo! Questo è un altro, è il primo carro degli amici che stanno giocando quella fortuna. Ieri mo al casino stamattina. Sì. Guardi. Sa che mi piace di morire sto costume. Tanto. Tanto. Ma lo che avete fatto voi? Fatto me. Ah, proprio tipo. Mi, sì, sì. Mi e mio marito siamo uguali. E sa che voglio portare un po' di allegria, no? Colori, allegria. Sai che te ha truccato? Una ragazza magnifica. Una ragazza magnifica che mi ha dato all'ultimo momento e sono sai contenta. Ho detto però qualcosa per le rughe. Ah, ma che vuol andare a Međugorje, l'ha mica detto. È vero. Senta il suo nome. Ma sa che non mi ricordo. Poi Mirela, una bravissima. Mirela de... No, il tuo. Laura. La moglie del Carnevale. Ah! Che stava con la madrina. Sì, ogni anno. Ciò che batti bene. Ma ogni anno con queste ragazze giovani devo controllarlo, devi dire a darti appuntamenti. No, guarda. Soprattutto perché sta nuova madrina gli era bella. Sì, ma una ragazza benissima, voglio dire. E chi che ha guadagnato? Ma ogni anno era delle madrine molto belle, ma questa è particolarmente bella. Ascolta, ma prima di farlo salire ogni anno, costa che fa firmare la clausola di guardare e non toccare. Sa cosa che ha 73 anni, comincia a diventare un po' innocuo. Ah, ok. Allora. Insomma che se godi quel che resta. Godi sto sprazzo, sto momento che spetta tutto l'anno, no? Ma se godi. E se altro è allegro. Grazie. Allora, tra le fortune varie c'è anche la tombola. C'è la tombola con i numeri, le cartelle, la signora. Signora si è incazzata. Aiuto! Ho visto un ladro, ha visto anche lei. Ah, un ladro! Ha visto anche lei un ladro. Una ladra! È una ladra, beh, non vedo io, sono vecchietta e non capisco. Mi aiuti. Bella, sono troppo giovine! Degli amici anche. Arrivano anche degli amici, arriva la formazione ristretta della banda Berribao. E adesso noi ce li ascoltiamo. Oh,
guida il femminile quest'anno. Sì, molto. Novità, bello. Ormai le donne si cacciano qua tutto in mano. Era ora? Questo se l'hanno sposto che la volta. Lasciato la banda per il Bau con carro a seguito, arrivano le carte della fortuna e anche qui si vuole tanta. Per curiosità, secondo lei serve abilità o fortuna nel gioco delle carte? Fortuna, decisamente fortuna. Dice? Sì, sì. Come si chiama? Morena. Morena, senti, vestito giusto, che andava bene sia per il caldo che per il freddo. Già, infatti. Azzeccato, sì. Prima c'era caldo, adesso fa un po' di meno, però. Senti, com'è? Ti diverti? Sì. Ce la fai? Sì. Non sei stanca? No. Sono stanca, allora? Infatti. Approfitto del buco. Abbiamo fatto belle fotografie. Tante. Sì, da dove venite? Dall'Argentina. Dall'Argentina? Vabbè. Però abitiamo qua. Ah, ok. Dove è stato? A Borgo San Sergio. Ah, ok, quindi dai, insomma, vi siete fatti una sorta di giretto del gita della domenica. Esattamente, sì. Senti, qual è stato il carro che ormai li hai visti praticamente tutti? Qual è stato il carro che ti è piaciuto di più? Tutti, veramente mi hanno piaciuto. Dai, non farmela diplomatica, fai così di più. No, aspettiamo, no, veramente mi sono piaciuti tutti. Va bene, grazie. Senti, ma è il Vinci Ben? Sì, abbastanza. Moltissimo. Sì. Come moltissimo? Ancora no, ci vuole ancora un po'. Sì. Se devi applicare di più perché le donne costa. Di più, bisogna applicarsi di più ancora. Di più. Così va meglio, così va meglio. Va bene, anche potremmo stare qua fermi perché tanto del Rio sei il busetto. E quindi così recupereremo. Va bene, e cosa te Senti, conto? Cosa fai nella vita? Non posso dirlo, sono in incognito. Anche io sono in incognito. Siete sposati o amanti? No. Separati. Separati. Sì. Ma dove andiamo noi adesso dopo qua? Dove finiamo? In che TV? Dove ci vedono? Trieste 1 su Web e Trieste. Super. Un bacio a tutti quelli che mi vogliono bene e anche a chi non mi vuole bene. Così gli dai andiamo. Conta. Adesso gli dai il bacio direttamente, guarda, ti porto una gnocca, eh? Ecco devi baciare. Come devo baciare? Alex. Lui il regista. Il regista. Ma insomma. Bello, se magari è successo, dai praticamente. Se lo bacio io va bene lo stesso. No, ho detto così. Se lo bacio io va bene lo stesso. Come te va? No, non si fa. Ma sei età tua, sei 37 anni. No, ma sono più vecchia io. Vabbè, ma sa che è giovane che piace. Gallina vecchia fa buon brodo, dici? Esatto. Te lascio andare avanti, quando te volte lo contatti. Va bene. E sei disponibile libero. No. Solo che devi stare attenta ai cani che si incazza perché il cazzo ce l'ho. Ho capito. Ecco un'altra. Ma quanti ne hai? Tante. E la sincerità, io voglio bene a questo uomo, bisogna vedere quello che un uomo ha dentro, non si guardano i soldi, assolutamente non si guarda. Fate tutti falsi. Grazie, ciao. Allora, stiamo andando verso la fine, vedo già alla fine del carro. Scusa, ma
Che batterie, che batterie hai, che sei fresca di rosa. Fresca come una rosa, sono amata di Muglia. No, veramente, cioè te la sbagliata compagnia, te dovevi andare con i matti. Con chi? Ah, con i matti? E non li trovo, cacchio, non li trovo. Che fenomeni tu avendo. Trovo. Grazie. Allora, io sono arrivato a 7 mesi e mezzo. No, il più piccolo. No, niente, è troppo grande. Ci hanno battuto. Troppo grande, senti, come ti chiami? Lisa. Lisa, ma sei fatta tranquilla, con calma. Primo carnevale per ovvi motivi. Certo. Quanti, cioè sei sempre più mamma che porta i fiori sfilata del primo anno. Divertentissimo. Iniziamo da subito a tirare su queste reclute. Se meglio cominciare. Via. Grazie. Allora, noi stiamo arrivando proprio verso la fine di questa 66esimo Carnevale Mugesano, Carnevale che ha visto vari temi. Io ve li voglio anche ricordare nell'ordine, così come li abbiamo visti. Aperto, a parte di aver aperto un gruppo proveniente dalla Slovenia, che è stata un po' una sorpresa, un gruppo che è arrivato... si è aggregato, diciamo, ha fatto veramente una sorpresa agli amici di Muggia. Per questo abbiamo visto nell'ordine la compagnia Ongia, che ha proposto un giro in Castel, i Mandrioi che hanno proposto O Cavallo, dalla celebre canzone, peraltro adesso ormai ho la testa fuori tempo ormai. Poi c'è stata Lampo che ci ha portato in un bellissimo weekend in Transilvania, le bellezze naturali, con una cartolina dalla Groenlanda, quindi abbiamo parlato di temi ambientali, e la Brivido con Discovery Travel and Living, la Trottola con Ma che fenomeni, Bulli e Pupe con l'Erbavoglia, e poi adesso appunto stiamo aspettando il carro finale della Bora, che ha portato in scena Colpi de Fortuna. A questo punto approfittiamo ancora di questo mini buco per fare i vari saluti incrociati. Fabrizio, che mi ha seguito tutto il tempo, Loris che stava nella parte alta, e dopo c'è stato in regia, è andato Ale Stovacco, Armen Shari alla guida, perché noi siamo meglio della TV di Stato, avevamo anche l'autista. Caro, abbiamo fatto tutto, abbiamo salutato tutti, benissimo. Andiamo da Mike, buongiorno, alla ruota della fortuna, credo, chi è? No, speravo di trovare Mike, buongiorno, non l'ho trovato. La casa non finisce per... Chi sei? Allora... Viva la Bora, amici ascoltatori, la soluzione è corretta. Vedete, l'uomo ci arriva sempre, c'è una caramellina, e la donna pensa sempre a quello. Non c'è. Ciao Mike! Parla andare. Voilà, eccolo qua, amici ascoltatori. No, però mi volessi la caramella, però. Vuoi una caramella anche tu? Hai capito come siamo ridotti, eh? Allora tieni la caramella e non rompere le pelotas. Ma aspetta, devi dare la soluzione. Hai capito? Giusta, allora, aspetta. Secondo te cosa sarà mai scritto? Non ho idea. Vediamo, no, allora sta lavorando, lasciamolo lavorare. No, aspetta, no, perché io, se mi tieni il microfono. Siamo in stereo, amici ascoltatori. No, non spogliarti, vediamo dove c'è la soluzione. Sposta, sai come la concorrente famosa. Dentro di lui è la soluzione, dentro di sé, pensate, l'unico uomo. Noi, amici ascoltatori, dalla regia Maiorino Bianchi mi sta dicendo che dobbiamo andare avanti, e siamo rimasti, pensate, un po' più indietro. E allora, di conseguenza... Allora, io ringrazio anche al Mike, buongiorno. Sicuramente verso la fine. Cioè, posso chiamarlo il Mike, buongiorno dei poveri? Però è bravissimo, devo dire che è stato veramente bravo. Allora, stiamo all'ultimo carro che chiude poi
La, no, non è l'ultimo carro, sì, no, è l'ultimo carro che chiude la sfilata, quello dietro è quello dei vigili del fuoco che è fuori concorso. E questo è il carro che chiude la sfilata della Bora con appunto Gastone, il mitico paperone pieno di soldi. Allora, che dire? Da parte mia un grazie a tutti per averci seguito questa 66esima edizione. È stato un pomeriggio bello caldo, ci siamo divertiti, grazie per averci seguito e ci rivediamo nel 2020. Grazie ancora anche a Dario Stavacco da parte di Teleantenna Trieste 1.